90 anni fa veniva pubblicata l'opera di Julius Evola, Maschere e volto dello spiritualismo contemporaneo. La redazione di Pagine Filosofali ha organizzato una tavola rotonda virtuale sulle correnti iniziatiche più importanti del Novecento. Ospiti della serata saranno Gian Domenico Casalino, Stefano Maiorca, Chris Giudice, Fulvio Saggiomo, Daniele Laganà. Inizia Gian Domenico Casalino. Allora, prendo io un po' prima la parola, perché faccio una piccola presentazione diciamo un po' dei nostri ospiti. Ovviamente siamo in attesa di collegarci anche con Stefano Maiorca. Noi siamo un po' abbiamo voluto fare un po' una serata di continuità con gli incontri che la settimana scorsa hanno caratterizzato la Fondazione Evola e Edizioni Mediterranee, nel 90° anniversario della pubblicazione di Maschera e Volto. Ovviamente noi daremo un altro, come dire, un'altra visuale, no? Nel senso che sarà un po' meno didascalica la serata, e entriamo un po' più nel merito delle varie correnti che poi Evola andrà ad analizzare nel suo testo. Fondamentale, e per questo l'abbiamo invitato, io lo ringrazio perché è la prima volta che riusciamo a collegarci con Gian Domenico, e ringrazio anche i ragazzi di Controcorrente di Melissano che hanno permesso il collegamento di Gian Domenico Casalino. Gian Domenico Casalino è un grande collaboratore di Ereticamente, ha iniziato anche a collaborare con Pagine Filosofali. È un filosofo tradizione, è un avvocato, uno studioso della tradizione romana nell'ambito del diritto, della sacralità, anche dell'ermetismo. Il nome segreto di Roma credo che è uno dei libri più belli e interessanti in quell'ambito. È un esperto di studi filosofici hegeliani, e ultimamente ha pubblicato diversi testi, tra cui quello sull'invisibile per la casa editrice Aria di Genova. Fatta questa piccola, precisazione, io passo la parola a te, Gian Domenico, perché credo che tu ci introdurrai un po' a quella che è l'anima, no? Mi Dell'opera spezzerò. Evola. Cercherò, cercherò, cercherò. Hai centrato il mio proponimento. Dunque, io brevissimamente, per quanto mi concerne, ringrazio anche io gli amici, i cari amici del Circolo Controcorrente, sia di Melissano che di Sava, quelli di Sava che mi ospitano e quelli di Melissano che mi hanno consentito di venire sin qui per realizzare questo contatto tecnologico con voi, che mi fa molto piacere, ovviamente. È un invito non solo a nozze, ma anche a un incontro bacchico, dove all'euforia e alla perdita della coscienza di veglia si accompagna poi, spero, una situazione di quiete e di serenità e di equilibrio interiore, come dice Hegel alla chiusa dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. Ciò detto, io faccio un'altra breve premessa, diciamo didattica o propedeutica al modo in cui noi, credo, intendiamo affrontare questo testo, quest'opera di Julius Evola, scritta ben 90 anni or sono. Ora, io credo che, sono fermamente convinto, anzi, che non possiamo e non dobbiamo affrontare un testo del genere con le brave nostre relazioncelle abbastanza erudite, sine ira et studio, come si usa dire dallo sciocchezzaio che purtroppo abbonda anche nel nostro mondo, sciocchezzaio umanoide che abbonda nel nostro mondo.
E quindi parlarne in maniera così asettica, distaccata, eccetera. No, questo dal mio punto di vista è non solo un impedimento ad entrare nell'anima, nella sostanza, nell'ausia, per usare il lessico che io amo, dell'opera, ma non entriamo nemmeno nell'intendimento di quello che ha voluto invece prospettare e presentare Evola sia 90 anni fa che oggi, perché quest'opera è, come tutte le opere dei grandi spiriti, è un'opera che parla all'animo e parla all'animo dell'essere umano e dell'umanità sia di 90 anni fa e a fortiori agli animi dell'umanità di oggi, perché ha una potenza fortemente profetica. Io ho sempre detto, Luca mi conosce bene da decenni, da vari decenni, io ho sempre detto che le tre scienze propedeutiche al sapere sono etimologia, filologia e semantica. Allora, profetico deriva da profas, femi, cioè parlare, femi in greco, fas in latino, siamo lì. Ecco, a favore della parola, quindi del messaggio, del discorso, del logos. Quindi il discorso di Evola è profetico. Evola sta trattando questo momento, e questo momento storico, noi che osiamo parlare di esoterismo, di spiritualità, di interiorità, di scienza del Dio, di ricerca, di realizzazione, tutte queste problematiche, osiamo parlare di questo e osiamo anche auspicare di viverle queste cose, oltre che parlarne, di viverle, di soffrirle, di amarle. Va bene, come dicono i francesi, di travailler, cioè di lavorare interiormente su queste, con queste scienze, noi possiamo parlare di quest'opera in maniera asettica, sine ira e te studio, come spesso si fa in alcuni conventi, ma questo sapiente no. Allora cosa devo tentare di fare io questa sera? Tentare di parlare tramite questo strumento tecnologico a che cosa? A chi? Ai vostri animi. Cioè, noi dobbiamo cercare di realizzare una comunicazione di animi, perché Evola sta parlando ai nostri animi. E che ci sta dicendo Evola? Io ho voluto scolpire questa premessa basandola su quattro azioni dello spirito, cioè su quattro verbi: sentire, sapere, concepire, vedere. E ora sostanzialmente ci dice in questo testo, ci dice allora e ci dice oggi, che noi dobbiamo partire dal sentire, e quindi dai sensi, dal sentimento, dal sensuale, dalla sensibilità, quindi da una base di sentire mistico. E dobbiamo avvertire che cosa? La presenza avveniente di un qualcosa che spegne, che sta spegnendo, che sta annientando la forma, che sta annientando l'identità, che sta rendendo tutto fluido, cioè è il soldo globale che ci sta invadendo, cioè praticamente è quello che io nell'ultimo mio libro, e ringrazio Luca di averlo citato, sull'invisibile sviluppo relativamente alla tematica portata avanti dalle varie tematiche graduate tra di loro, portata avanti dalla spirale di Stefano, che voi sapete essere un antichissimo simbolo ermetico alchemico della tradizione alessandrina. Ora questo sentire mistico è la base da cui dobbiamo partire. Cioè, questo sentire noi tutti avvertiamo, e lo so che lo avvertiamo, altrimenti non saremmo qui, altrimenti non avremmo diritto, proprio saremmo in presenza di un'assenza di titolarità a parlare di questi temi, se noi non avvertissimo che cosa? Questo sentire profondo di qualcosa di oscuro, di malefico, di tenebroso, che sta avanzando, che sta prendendo possesso degli animi dei nostri simili, va bene? Allora, questa sensibilità, questo sentire è la base, è praticamente il sale
della terra. Ecco, noi dobbiamo partire da questo, avere la consapevolezza che noi possiamo assaporare il sale della terra ed essere, come dice il Nazareno, voi siate il sale della terra. Ma il sale della terra si assapora, e quindi possiamo passare al secondo verbo, quindi alla seconda azione dello spirito, cioè alla seconda azione dei sensi dello spirito, cioè il sapere, che è l'assaporare. Coincide con l'assaporare. Voi direte, ma che c'entra questo discorso con maschera e volto? C'entra! Maschera e volto non è l'elenco dei vari indirizzi e delle varie orientamenti iniziatico-esoterici del Novecento. Evola utilizza quella presentazione di queste varie correnti, di questi vari orientamenti, di queste varie esperienze spirituali per indicarti il suo odosso, come dice Plotino, cioè la sua via, e la sua via è quella di Plotino, è ellenico romana, è la nostra tradizione classica, lo dice all'inizio e lo dice apertissi verbi, cioè lo proclama alla fine, e ci arriveremo. Ma sapete che sapere coincide, si sovrappone radicalmente nel semantema ad assaporare. Noi in dialetto cinese diciamo non sapete niente, cioè non sa di niente, cioè non ha sapore, e usiamo il sape per dire non ha sapore, ma diciamo anche non sape niente, cioè non sa niente. Quindi sapere e assaporare è la stessa cosa, quindi il sapiente è colui che assapora, ecco il sale del sentire. Quindi dal sentire siamo passati al sapere, e qui siamo nella fase base, cioè sale e terra, e quindi stiamo sentendo, avvertendo che qualcosa di oscuro e la stiamo assaporando. Ma assaporare significa anche ricordare il sapore, e ricordando il sapore noi ricordiamo che cosa? Noi stiamo realizzando man mano, piano piano, ecco Evola, questo ci sta dicendo, sto introducendo me stesso, sto cercando di introdurre tutti voi, i vostri animi, nel tema di quest'opera. Lui ci sta prendendo per mano e ci sta accompagnando, prima al sentire mistico, la base, poi ad assaporare il sale, e quindi all'anamnesi platonica, ricordare il sapore di che cosa? Delle idee, cibarsi delle idee, quindi mangiare le idee, perché idee e dei sono la stessa cosa, teologicamente sono chiamati teoi, filosoficamente, sapienzialmente Platone le chiama idee o eidos, e la radice è sempre quella, è da id, ora ideop, una delle tre radici di orao, che si va a vedere in greco, quindi siamo sempre lì, vedete, etimologia, semantica, filologia. Ma il terzo verbo è concepire, e qua arriviamo all'Immacolata Concezione. E qua è il tema che non è casuale, se non lo facciamo oggi, niente è casuale. Noi a Lecce diciamo lucasu, cioè il formaggio, ecco, quell'unica cosa di casuale che esiste è quello, niente è casuale. Concepire deriva da cum capio, come sapere ha il radicale comune con assaporare, e il sapiente è colui che assapora, che mangia, che gusta, ricorda e sa. Va bene? Cum capio significa appunto concepire, ma significa prendere, cum capio. Prendere che cosa? Che cosa? Quel ricordo che hai assaporato col sapere, Evola te lo presenta e ti dice, sta dentro di te, perché tu stai ricordando qualcosa che tu hai assaporato nella primordialità. Nella primordialità, Jung l'ha intuita sta cosa, poi l'ha chiamata la primordialità archetipale, dandogli un connotato così fumoso e confusionario. Ma la nostra primordialità sta nello splendido trattato ottavo della terza Enneade, che invito tutti a leggere o a rileggere a chi l'ha già letto, che è un testo meraviglioso,
quando dice la pietra, la pietra, la pietra, e la pianta guarda, intuisce e vede teorein, la teoria, vede dentro di sé che cosa? Vede l'immagine nell'anima dell'idea, che in essa anima l'idea si riflette e genera, partorisce se stessa. Quindi è la natura che crea se stessa, perché è forza immanente dentro di sé. E quello è Teos, è il divino. E questa è quella che chiama Kremers, ecco che entra in campo Kremers, chiama Kremers Immacolata Concezione, cioè concepire il pensiero, l'idea in macula, cioè senza, in negativo il latino, lo sapete, in macula, senza macchia. Quando devo terminare ditemelo, sono io, proseguo. Vai, vai, non ti preoccupare. La mezzanotte. In macula significa senza macchia, quindi pensiero puro, concezione pura, quindi concepire, la donna concepisce, attenti, 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 la donna concepisce, la vergine concepisce, che cosa? Il bambino, che è l'idea, è l'uomo, è la nuova umanità, e lo porge sulle braccia come Iside, e come la Vergine dei Galilei, che è Iside sostanzialmente, non hanno fatto che usurpare sempre loro, va bene? Oh, e porge l'idea che lei ha partorito in macula, cioè senza macchia, in purità, in purità, chiaro? In purità, cioè in purezza. Purezza significa distaccata da ogni contatto con i sensi. Perché noi abbiamo già superato il sentire e l'assaporare, cioè il sentire ed il sapere. Stiamo nel concepire, quindi siamo nel mercurio. Perché il primo sentire e sapere era il sale, era la terra. Quindi vedete, sale, mercurio e concepire. E concepisce che cosa? L'Immacolata Concezione, che in senso esoterico significa far concepire, far nascere e uscire da sé in modo puro, senza macchia, l'idea eterna del divino, che è l'essere, la vita, l'intelletto e il movimento. L'essere, la vita, l'intelletto e il movimento, quello che queste potenze vogliono annientare. Questo ci sta dicendo Evola 90 anni fa e ce lo ripete oggi. A forzioni, di questo dobbiamo prendere atto noi, atto non in maniera erudita, in maniera conferenziale, in maniera vivente, in maniera sofferta, in maniera eroica, in maniera virile, secondo la virilità spirituale, cioè con mente e spada insieme. Scusate se appaio un folle, ma questi temi vanno trattati con eroico furore. Non sine ira et studio, cum ira et studio, dico io, affermo io, esigo io, pretendo io, imploro io e intimo io che si faccia. Con eroico furore, intelligenti, paucissimo, sapete a chi mi riferisco. L'ultimo verbo è vedere, perché da concepire si passa a vedere che cosa, e la Vergine Iside c'ha il oro in braccio, va bene, ha il futuro, ha l'idea della nuova umanità e ce l'ha in braccio e lo presenta al mondo. Quindi l'idea che è nata si presenta, viene presentata dalla natura, dalla madre, che è la natura, l'anima eterna del mondo, ed è presentata al mondo. Ed è questa idea la stessa essenza del mondo, che è riflessa ed impressa nello stesso mondo, vedete? Nelle profondità di questo mondo e del suo animo come vita, senza sentire, e si torna a sentire, e quindi il cerchio si chiude, ed è la perfezione, è la verità, dice Hegel, e dice Plotino, e dicono gli stoici, perché il cerchio che si chiude, ragazzi, amici, cari, io a voi posso parlare per flash, perché intelligenti, paucissima. Se il cerchio non si chiude e se l'idea rimane nell'astrazione, ti fa capire Hegel, abbiamo il capitale.
Cioè abbiamo il mostro che ci sta distruggendo. Cioè abbiamo qualcosa che abstrae dal mondo, dalla natura, dalla vita, dall'uomo, dagli affetti, dal senso, dal sesso, dalla moneta, dalla vita. Astrae dalla vita e dalla morte e viaggia nel mondo. Qualcuno disse che il capitale non ha patria e il lavoro sì. Il Dixit. O il Dixit. Ma è un qualcosa di astratto, proprio perché non scende, non si aliena, non va nel mondo e rimane nella pura astrazione. Questa è la potenza dell'astrazione che odia il mondo e distrugge il mondo. E distrugge il mondo, va bene? Ecco, un discorso che si potrebbe approfondire, lo approfondirò in una prossima conferenza che terrò qui a Lecce, sul capitale, capitalismo, che cosa sono? Questo sono, è l'idea che non si aliena nella natura e rimane nella fase della pura astrazione, quindi rimane ad essere contro il mondo e contro la natura. Invece il ritorno significa che esce da se stessa, va bene, quello che sto facendo io, esce da me tutto quello che io vi sto dicendo, va dentro di voi e poi ritorna a me, va bene, ed è il circolo. O come il viaggio iniziatico, parto e arrivo e mi accorgo di essere quello che ero all'inizio. Non so se ho reso l'idea, con l'unica differenza che sono consapevole di ciò, prima invece non lo ero. Quindi questo ci insegna Hegel, ci insegna Plotino, ci insegna tutto il discorso del circolo e quindi del ritorno, e l'ispirazione e l'espirazione, tutti i temi che ho trattato in questo ultimo mio libro sull'invisibile, che stanno tutti nello sviluppo. E quindi il discorso del vedere e il discorso del... Gian Domenico. Ho esaurito la premessa. Poi passeremo ai vari aspetti dell'opera, nel mio altro intervento, ai vari aspetti dell'opera. Però volevo insistere su questi temi, cioè i quattro verbi, il viaggio che ci ha indicato, che ci ha presentato, che ci ha detto che dobbiamo fare Evola in questo libro, e che ci dice oggi, perché i sapienti non muoiono mai. Tu apri oggi Platone e oggi Platone ti sta parlando oggi, adesso. Lui ti sta dicendo quello che devi essere, non fare, essere per poter fare. Prima bisogna essere per poter fare, per poter agire, bisogna essere. Grazie. Grazie Gian Domenico. Ringraziamo Gian Domenico Casalino per il suo intervento. A questo punto vogliamo cedere la parola a Fulvio Saggiomo, ma prima diamo il benvenuto a Stefano Maiorca. Allora, come prima, io saluto Stefano, abbiamo risolto qualche problema. Allora, seguendo un po' anche l'ordine del libro, Gian Domenico molte volte ha fatto riferimento al pensiero, no? Quando io sento riferimento a pensiero, ovviamente non posso che far andare la mente a quelli che erano insegnamenti di Steiner, di Scaligero e di Giovanni Colazza. In Maschera e Volto, Evola affonda, anche nell'ultima edizione, nella quarta, quella rivista, affonda un po' la critica, molto nell'ambito contro il mondo, diciamo, della teosofia, della Blavatsky, la Bessande, però, ma anche nell'ambito contro l'antroposofia, anche se ci sono dei rilievi molto, molto interessanti. Io credo che la persona più idonea a parlarne sia Fulvio Saggiomo, che è stato un amico di Eleticamente, e credo che sia anche un amico di Pagine Filosofali, con cui abbiamo organizzato tanti eventi a Napoli, un professore, quindi è una persona con una profonda preparazione in materia, anche nell'ambito degli studi orientali. Però è soprattutto una persona che approfondisce anche personalmente la linea, diciamo, dell'antroposofia di Steiner. Quindi io credo che Fulvio sia la persona migliore per parlarci dell'antroposofia vista da Evola. A te la parola, Fulvio, e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te, Luca, per avermi invitato e per aver organizzato questo evento molto importante.
e passo su, mi sentite bene adesso? Perché sì, prima sì, c'erano sì, problemi. Sì. Perfetto. Allora, e passo subito all'analisi che Evola fa nel quarto e nel quinto capitolo. Nel quarto capitolo si occupa della teosofia e nel quinto capitolo si occupa della teosofia, diciamo, anglo-indiana, quella della Blavatsky, per intenderci. Io vorrei fare una inversione, mi proporrei di fare un'inversione nell'ordine, di partire dalla critica all'antroposofia e poi estenderla nei temi in cui Evola, diciamo, affonda più il colpo, anche alla teosofia anglo-indiana, in particolare per quanto riguarda il problema dell'evoluzione cosmica e il problema della reincarnazione, la famosa fisima reincarnazionista, così come la definisce Evola. E andremo per ordine. Allora io passerei subito alla critica che Evola fa e alla risposta che potremmo fare alla contraddizione insita nel pensiero di Evola, perché devo rimarcare che in effetti Evola qui nella sua critica all'antroposofia afferma delle imprecisioni e mostra di, mi permetto di dire, che di non conoscere perfettamente che di cosa stia parlando. Allora, quindi partiamo dal primo punto. Allora, prima di tutto dobbiamo riconoscere che Evola riconosce in Steiner un'altissima personalità, nel senso che gli riconosce un pensiero chiaro, una certa limpidezza, una grande limpidezza di pensiero e una alta rettitudine etica e morale. Quindi su questo, diciamo, lui riconosce la caratura del personaggio. E tuttavia c'è da dire una cosa, parliamo subito di uno dei punti dolenti, della cosiddetta autoiniziazione. In realtà Evola indica Steiner come l'esempio dei pericoli insiti in una via fatta in solitudine e in una sorta di autoiniziazione autosomministrata. Perché sostanzialmente dice che Steiner accoppia ad un pensiero chiaro e risoluto spesso dei diorami di visioni che si succedono l'una all'altra in maniera incontrollata. Quindi è una sorta di visionarismo incontrollato. Quindi Evola, diciamo, accusa Steiner di visionarismo incontrollato. Ecco il pericolo dell'autoiniziazione. Diciamo che c'è da dire una cosa, che già nel libro che parla di questo argomento, l'iniziazione di Steiner, diciamo che non c'è alcun riferimento a qualcosa di simile a un'autoiniziazione. Tutta la fase preparatoria, quindi diciamo quella che riguarda la preparazione, l'illuminazione e infine l'iniziazione, ecco, abbiamo tutta una fase preparatoria che l'uomo di questo tempo deve fare in solitudine. Tuttavia l'iniziazione passaggio di un crisma spirituale da un ordine spirituale o da un mondo spirituale a un individuo è sempre qualcosa che viene accordato dal mondo spirituale, secondo Steiner, e che questo mondo spirituale può assumere anche le sembianze di una guida, diciamo, visibile. Tuttavia questo processo di iniziazione, quindi di conferimento di un'autorità spirituale, avviene sempre da una realtà ad un'altra, qualora chiaramente l'individuo si sia preparato in maniera appropriata. Quindi questo è il primo punto che andava rimarcato. Quindi, diciamo, di autoiniziazione non è dato, diciamo, preparazione individuale, questo sì, sicuramente, perché in realtà la via dell'antroposofia, essendo una via dell'anima cosciente, è una via dell'io, e quindi la parte preparatoria non ha bisogno di avere, diciamo, la protezione di una catena iniziatica regolare. Può essere fatta anche se è difficile, naturalmente, può essere fatta anche dall'individuo, nella sua autonomia, chiaramente servendosi di qualche indicazione, naturalmente, però le guide possono essere solo degli indicatori. Quindi l'individuo arriva fino al punto in cui è pronto per poter ricevere magari, ecco, un insegnamento ulteriore da chi è qualificato. In questo caso Steiner chiaramente si richiama a quella che è la tradizione della Rosa Croce. Su questo poi ci torneremo. Diciamo che il terzo punto che vale la pena rimarcare è quello che riguarda proprio lo status della scienza dello spirito. In realtà Evola critica Steiner da quale punto di vista?
gli riconosce un punto positivo nell'esigenza di Steiner di creare una scienza spirituale, quindi una dottrina spirituale fondata appunto sulla conoscenza. Però sostanzialmente che cosa gli imputa? Gli imputa di aver tratteggiato una scienza spirituale che somiglia alle scienze naturali, ma in realtà Evola dice somiglia alle scienze descrittive. Dice Steiner in realtà non fa altro che affastellare dei dati, delle visioni, dei concetti uno vicino all'altro senza aggiungere l'elemento della comprensione, perché giustamente dice Evola in questo caso, dice una scienza spirituale è una scienza per simboli, è una scienza per simboli per simboli che non fanno altro che adombrare delle entità spirituali, i mondi spirituali, delle forze spirituali. E deve essere una scienza fondata sulla intuizione intellettuale, sulla comprensione. Benissimo, e anche questo mostra una certa incomprensione di quello che è lo spirito, scusate il gioco di parole, della scienza dello spirito. Per quale motivo? Perché uno dei passaggi fondamentali, quando si passa, cioè prima lo studio, ecco, i passaggi dell'iniziazione rosicruciana o steineriana, se vogliamo chiamarla così, sono questi. Il primo è quello dello studio, studio naturalmente che non è solo quello, diciamo, intellettuale di testi, ma è uno studio che ha una metodologia un po' diversa, però magari questo modo di studiare lo approfondiremo in qualche altro incontro. Secondo punto vi è la coscienza immaginativa, la formazione della coscienza immaginativa attraverso una serie di esercizi e di pratiche, naturalmente per accendere, gli ermetisti chiamano la luce astrale o la quintessenza, come la vogliamo chiamare, la luce astrale, forse sono due termini diversi, però sostanzialmente la coscienza immaginativa. In terzo luogo vi è la lettura della scrittura occulta, in realtà in questo termine che può sembrare così semplice, è celato proprio quello che Evola andava cercando, cioè il fatto che in realtà il candidato all'iniziazione o l'iniziato riesce a leggere e a interpretare, a comprendere, quindi a intuire, a entrare per intuizione, quindi per immedesimazione simpatetica con l'ente sul quale si rivolge appunto questa capacità immaginativa, appunto di scovare in essi, tra gli enti occulti del cosmo. Quindi in realtà è una conoscenza subspecie eternitatis, quindi sostanzialmente siamo in linea con quelle che erano e venivano designate come esigenze di una scienza occulta da Julius Evola. Quindi sostanzialmente siamo su questa riga sostanzialmente. E qui arriviamo ad esempio cerco di essere un po' sintetico perché non voglio, gli argomenti sono molti, quindi vorrei riuscire a sintetizzarli tutti. Sì, tanto Fulvio, scusami, no, lo dico a te e lo dico anche agli altri. Sì. Teniamoci un po' stretti con gli interventi, perché noi dobbiamo dare la possibilità di riparlare a Gian Domenico, che poi ha necessità di andare via. Quindi poi noi nel secondo intervento ci possiamo dilungare un po' di più. Dimmi tu quant'altro mi resta, così. No, parlano altre 5 minuti, così poi ripeto, possiamo fare un giro, facciamo riparlare Gian Domenico, poi noi abbiamo il tempo, ci possiamo dilungare dopo. È proprio la possibilità di dargli la possibilità di parlare, perché poi lui ha urgenza di andare via, solo questo. Scusa, vabbè, se ti ho interrotto, perdona. No, assolutamente Luca, non ti preoccupare. Se vuoi possiamo anche dargli adesso la parola e io magari continuo dopo, perché questa è la prima parte del mio intervento, sarebbe va bene. Adesso magari Rosanna, scusami. Perfetto, ringraziamo Fulvio Saggiono e passiamo la parola a Chris Giudice. Allora io mi riprendo la parola sempre come ho fatto prima, quindi l'ho detto a Fulvio, lo dico anche a Chris e anche a Stefano e a Daniele. Teniamoci un po' stretti adesso in maniera tale che poi facciamo riparlare Gian Domenico e dopo possiamo tanto ampliare il discorso. Allora, Chris, tutti gli utenti lo conoscono, quindi abbiamo presentato le ultime pubblicazioni e l'ultima edizione del Magic insieme a lui. Abbiamo intervistato Roberto Sessito al Brasile, non so se Chris si ricorda l'intervista con Roberto, è stato uno dei protagonisti
delle giornate di Napoli sul gruppo di UR, insieme a Gian Domenico, insieme a Stefano, insieme a Daniele. Quindi è uno studioso di livello internazionale, non solo di Aleister Crowley, ma anche della Scuola Italica, di Reghini e di Armentano. Credo sia in fase di pubblicazione proprio un suo testo. Manca poco. Quindi la tesi di dottorato, sbaglio, sì, Chris, su Reghini. Quindi, e qui noi ci avviciniamo a un tema molto delicato che affronta Evola in Maschera e Volto, e io dico molto controverso e molto frainteso, no? Specialmente da una certa vulgata cattolica. C'è il tema legato ad alcune correnti che giustamente o erroneamente vengono accostate al cosiddetto satanismo, no? Ci sono varie figure che Evola tratta in Maschera e Volto, e credo che Chris possa un po' diradare le nebbie che ci sono interpretative su questi argomenti, avvalorando o non avvalorando certi accostamenti. A te, Chris, e grazie di aver accettato l'invito. Grazie dell'invito, Luca. E va bene, allora, per tenerci stretti in 10 minuti, secondo me converrebbe iniziare parlando di una distinzione molto netta che Evola pone tra diversi tipi di cosiddetto satanismo, insomma. E ovviamente c'è un legame tra Evola e la figura del Crowley. Evola si interessa di simili materie che Crowley trattò e studiò durante tutta la sua vita, per esempio mi viene in mente il Tantra, per esempio, e fu uno dei primi, se non il primo in Italia, a portare le traduzioni di Arthur Avalon in Italia, insomma. Quindi Evola ebbe un ruolo fondamentale per quanto riguarda il divulgare le idee del sentiero della mano sinistra che Crowley percorse durante gli anni. E secondo me però l'esistenza di questo capitolo dedicato al satanismo nasce più da un'esigenza che Evola ha nel dividere ciò che è valido e ciò che invece in questo maelstrom di eccessi, di droga, di sesso e di cretinaggini, ciò che non è valido in nessun modo. Ovviamente nella ristampa del 71, quindi Evola ci parla comunque già degli anni 60, degli anni della contestazione, e quindi insomma inserisce il satanismo, insomma, in questo contesto. E qua secondo me fa un paio di osservazioni che fanno capire che Evola era molto interessato al fenomeno e che aveva letto molto, che aveva approfondito molto, non parlava per sentito dire, diciamo. E questo per quanto riguarda Crowley, a cui magari arriviamo più tardi con un po' più di tempo, e sia per quanto riguarda il satanismo in generale. Già, per esempio, quando apre il capitolo sul satanismo, Evola ci dice subito: dobbiamo chiarire un attimo di che cosa stiamo parlando quando si parla di satanismo. Stiamo parlando della figura di avversario delle religioni abramitiche, stiamo parlando appunto di questa figura che si oppone in un dualismo ad un Dio buono, e là riprende per esempio l'idea di Awadzda, del matteismo, per esempio, la dualità, insomma, del satanista, colui che si contrappone a qualcosa di virtuoso, a qualcosa di buono. E prendendo ad esempio una delle figure più celebri degli anni 60 e citando a fondo dalle sue opere,
Evola ci introduce la figura di Anton Sandor Lavey, il fondatore della Chiesa di Satana, e ce lo introduce spiegandoci che secondo Lavey ci si ferma veramente a un... quello che Lavey fa è un approccio epicureo alla vita, godersi tutto ciò che la vita terrena ha da offrirci, propone un nuovo tetrafarcon, se così parafrasando Epicuro, per far passare meglio e in condizioni più agevoli la vita ai suoi seguaci. Ovviamente Evola, diciamo, tra le righe si intuisce, insomma, il disappunto e l'idea di questa forma di satanismo, che forse è quella più sensazionale, forse è quella che di cui più si è parlato negli anni 60, appunto. Però certo, subito dopo aver descritto, comunque parafrasando e citando esattamente brani da La Bibbia satanica di Lavey, quindi mostrando una conoscenza abbastanza approfondita del satanismo della Church of Satan, della Chiesa di Satana, e Evola poi comunque ci fa capire che queste espressioni di quello che poi venne chiamato satanismo non erano altro veramente che un divertissement borghese. E poi Evola infatti ci dà l'esempio. Poi all'interno del Satanic Bible, della Bibbia di Satana, Anton Lavey non disdegna di farsi fotografare con la sua seppur infernale bellissima moglie e con la sua prole in una posa di famiglia abbastanza borghese. Quindi diciamo che viene esposto, insomma, per quello che è, e le idee di Lavey vengono esposte per quello che sono. E, associato anche allo stesso periodo storico di cui stiamo parlando, secondo me abbastanza sorprendentemente al passo con i tempi dell'epoca, Evola ci cita un altro esempio, cioè quello di Charles Manson e della family di Charles Manson. Quindi un esempio veramente, si parla di agosto del 69, quando successero i fatti e gli omicidi perpetrati dai seguaci di Manson. Quindi insomma, Evola ci spiega che anche lì c'era una sorta di dualismo tra Dio buono e avversario, e diabolus, no, da diaballo, in cui Manson, insomma, ricopriva prima un ruolo e poi un altro, usando sesso e droghe per scopi, diciamo, del tutto materiali. Quindi se vogliamo veramente chiudere il primo discorso per quanto riguarda l'approccio al satanismo, l'idea che mi viene in mente è che Evola abbia dato un capitolo intero a questo tema solamente per poi produrre la figura di Aleister Crowley. E noi sappiamo, Evola elogiò in più scritti e quindi considerava comunque una persona retta, una persona con conoscenze, con capacità fuori dall'ordinario. Quindi mi sembra, diciamo, che questa scissione, diciamo, tra una sorta di satanismo borghese, in cui l'uso delle droghe e del sesso, insomma, era usato soltanto per una fuga dalla realtà o per puro divertimento, per pura noia, viene contrapposta invece un approccio che Evola ben conosceva, avendo studiato, avendo scritto molto sul Tantra,
che prevedeva comunque l'uso di l'uso della magia sessuale e l'uso di droghe per un raggiungimento del sovrasensibile. Quindi queste sono le due la divisione, diciamo, in due del capitolo, il capitolo sul satanismo, che in realtà veramente è stato criticato parecchio da più parti, da molte parti, questo capitolo. Ma in realtà, per essere stato scritto quando è stato scritto, mostra una conoscenza e mostra un modo di recepire determinati messaggi molto molto acuti. Chi conosce, chi ha studiato come me, per esempio, per anni e anni queste tematiche, può confermare che comunque è una conoscenza del fenomeno abbastanza approfondita, per quanto un'opera divulgativa come può essere, per esempio, Maschera e Volto, può darci, insomma. Magari adesso passo la parola a Stefano, chi viene dopo di me. Adesso parlerò più a fondo del Crowley più tardi e della distinzione, insomma, tra il satanismo la veiano, chiamiamolo così, e invece la magia di Crowley. Grazie Chris, a te Rosanna. Grazie Chris Giudice, passiamo la parola a Stefano Maiorca. Allora io porto la scena un attimo, Stefano. Allora io ringrazio Chris anche per essere stato sintetico, ringrazio Rosanna. Adesso passiamo la parola a Stefano. Stefano credo che non abbia bisogno di presentazioni, è uno studioso di tradizione ermetica e un collaboratore storico delle edizioni Rebis di Viareggio, di Pierluca Pierini, della rivista Elixir, di Politica Romana. Recentemente per l'edizione Europa ha pubblicato un testo di poesie ermetiche con l'introduzione sempre di Pierluca, ma ha pubblicato tanti testi anche sui Celti, sulla Luna, quindi la sua produzione è anche un artista, un pittore. Mi rivolgo a Stefano. Giandomenico, parlando della giornata di oggi e riferendosi all'Immacolata Concezione, ci ha parlato dell'Immacolata Concezione come concepita da Kremers. E Evola, in Maschera e Volto, dedica parecchio spazio alla figura di Kremers, in parte avanzando anche delle critiche per quella che è la dimensione della magia cerimoniale, no? Che comporta appunto un certo dualismo. Ma poi, come lo stesso Giandomenico mi faceva notare l'altro giorno, Evola chiude Maschera e Volto citando Epicuro e Kremers sono le ultime due citazioni, quindi tradizione classica ed ermetismo classico. Quindi passo la parola a Stefano dicendo: è un caso, e tu che cosa ci puoi dire in merito? A te Stefano, e grazie di aver accettato l'invito. Grazie a te, buonasera a tutti. Come sempre, una premessa: io viaggio terra a terra, molto pratico, diciamo, perché è proprio la mia linea di condotta. Intanto, proprio a questo proposito, mi volevo ricollegare a quelle che sono le origini poi della dottrina cremersiana, e come preside un'accademia cremersiana mi richiami che approfondirò certi aspetti. Noi sappiamo che a Napoli 2000 anni fa si stanzia una colonia di egiziani alessandrini che importano un culto di origine femminile che è legato poi alla sirena partenope, questo aspetto femminile legato a un culto che si ricollega anche alla grande madre. Quindi poi tracce di questo culto le ritroviamo anche a Piazzetta Nilo, dove c'è la statua del Dio Nilo,
che poi è stata modificata nel tempo, ma che fu edificata, fu eretta proprio da questa colonna. Da qui quindi parte tutto un discorso legato a quelle che sono le energie femminili, quindi all'Immacolata Concezione intesa come aspetto virginale dell'anima che in uno dei riti miriamici, quello lunare, riporta l'anima allo stato primigenio prima dell'incarnazione. Quindi l'Immacolata Concezione, dal mio punto di vista, è proprio l'anima che precede l'incarnazione. Ora, che succede? Che proprio nel contesto miriamico ritroviamo tutta una serie di aspetti interessantissimi, perché fanno capo a esperimenti già collaudati in precedenza, altri sono venuti dopo. Ad esempio, pensiamo al testo di Eliphas Levi, uno dei suoi testi, in cui lui parla del Gamu, grande agente magico universale, questa forza, questa energia che praticamente si trova nell'universo. Ma poi pensiamo a Mesmer, il medico tedesco, che nell'Ottocento aveva sperimentato questo magnetismo animale, sempre questa forza che ricolleghiamo al discorso di Eliphas Levi. E poi pensiamo anche allo scienziato Reichenbach, tedesco anche lui, il quale ha cominciato a portare avanti degli studi sull'energia vitale e sulla teoria di questa forza che viene chiamata praticamente Odile. E praticamente questa forza lui la studia in profondità e nota che ha, come nel caso di Mesmer, delle possibilità terapeutiche, tant'è che lui fa degli esperimenti al buio con diciamo dei sensitivi, e al buio questa energia fuoriesce dalle mani. Ci sono anche delle foto, c'è un libro con le fotografie che lui fece in laboratorio, e lui diceva che questa energia aveva un colore in sostanza violetto, verde, azzurro. E di qui poi arriviamo all'allievo di Freud, che scopre l'orgone, quindi la forza orgonica, Wilhelm Reich, e il quale praticamente sfrutta questa forza anche lui a livello terapeutico, convinto che abbia degli aspetti terapeutici curativi. Ovviamente la scienza ufficiale non riconosce questo aspetto e quindi l'ha bollato come qualcosa di empirico. Allora, perché questi aspetti? Perché effettivamente quella dottrina gremmersiana legata alla chirurgia, comunque alla terapeutica a distanza, si basa e si fonda proprio su questa energia universale che permea l'universo e che è legata anche all'astrale, tant'è che la prima, per chi chiaramente ha avuto esperienza in questo senso, la prima entrata in astrale produce dei colori verdi, verde azzurro e violetto carico, proprio come dice lo stesso Reich quando parla dell'orgone. E allora questa forza come la gestisce Gremmers, come la applica? Intanto, per prima cosa, vorrei dire che la terapeutica gremmersiana nasce anche perché lo stesso Gremmers pensa che certe potestà, che siano latenti o più presenti, devono essere comunque modulate in sicurezza. Quindi la terapeutica è anche un modo per lavorare magicamente in sicurezza. Cosa succede? Che quindi lui immagina questa catena terapeutica, che poi
ritroviamo anche nella Chiesa Cattolica con le varie ore, i vari turni di preghiera, che è una catena gigantesca. Quindi il Kremers cosa pensa? Che attraverso questa catena, addirittura lui dice che una catena può essere formata già da tre persone, si produce questa forza che può essere inviata alla persona che ne ha bisogno. Però attenzione, la catena miriamica non ha nulla a che vedere con i guaritori o affini, perché non si sostituisce alla medicina ufficiale, ma semplicemente supporta il malato, le cure e quant'altro. Quindi cosa succede? Che si crea una sorta di pila formata da persone e si crea anche un coefficiente, in questo senso, che dà a chi ha un coefficiente minore un rafforzo di questa energia. Quindi se, per fare un esempio, una persona ha un coefficiente 8, attraverso la catena il suo coefficiente può arrivare a 10, a 11. Dietro questo aspetto della catena, in cui il capo catena diventa in qualche modo sposo, anzi, l'egregore stesso che si forma attraverso la catena diventa sposa del capo catena, il quale tra l'altro conosce il nome segreto dell'egregore che utilizza a favore della catena per ridistribuire l'energia che viene prodotta da deboli e inviarla in qualche maniera alle persone che ne abbisognano. Ora cosa succede? Che proprio tutta la fase cremersiana è legata a un archetipo femminile, che è la Miriam, la Maria, la Rosa Mistica, la Sofia, eccetera, e racchiude in sé vari aspetti della tradizione ermetica, dai Rosa Croce, addirittura anche gli Etruschi e non solo, e anche aspetti, diciamo, legati all'ebraismo. Pensiamo alla stessa croce essenica che in qualche maniera riproduce appunto aspetti dell'ebraismo. Dietro tutto questo lavoro ci sono i salmi, che chiaramente il latino ovviamente, i quali essendo stati usati per secoli hanno già una loro carica magnetica, ma il salmo in sé non basta. Quindi quello che è importante capire è che questo archetipo femminile, per essere risvegliato, deve essere in qualche maniera applicato alla terapeutica attraverso tutta una serie di aspetti. Cioè non basta ritualizzare o recitare i salmi, ma ci deve essere quello stato di mag, cioè quell'aspetto o condizione interiore o stato d'essere profondo che permette al discepolo di entrare in qualche maniera in sintonia con l'invisibile e con le forze che vengono richiamate, quindi con la magia eonica. Questo è il senso della terapeutica, ma in realtà il rito quotidiano nasconde altri aspetti, perché è egli stesso un piccolo arcano, perché se è vero che si dà, si riceve anche, in quanto attraverso il rito quotidiano c'è un'espansione della coscienza, un rafforzamento delle potestà del soggetto che lo esegue, ma soprattutto c'è, attraverso l'espansione della coscienza, un contributo sotto forma di sapere, di conoscenza, di ampliamento di quelle che sono le vedute. Ovviamente detto così è molto esemplificato, in realtà la cosa è molto più complessa, perché poi ci sono anche altre pratiche che servono proprio per sviluppare quell'aspetto profondo di cui abbiamo parlato e l'acquisizione di questa energia teurgica, perché non basta ovviamente, come ho detto, recitare dei salmi. Per diventare un terapeuta c'è bisogno di tutto un lavoro che dura una vita, dalla verbalizzazione fino ad altre
ad altri aspetti molto profondi. Quindi la Miriam stessa si basa su un archetipo femminile, su questa forza che poi ritroviamo in un, come possiamo dire, in un passo successivo, che è quello ammonio, alchimico, dove comunque questo aspetto femminile è ugualmente presente, anche se con delle diversificazioni attraverso, in sostanza, una serie di passaggi, chiamiamoli così, legati a certe pratiche, diciamo, riservate. Quindi, come si vede, tutta la magia cremerziana, anche quella ammonia, si basa su un'energia universale che non solo permea l'universo, ma viene prodotta dallo stesso organismo umano che la produce, che poi in passato è stata chiamata prana e in tante altre maniere ha poca importanza. Questa energia esiste da quando esiste il mondo, e riuscire a impadronirsene e riuscire anche a dominare la corrente astrale e poi riuscire a riversarla nel quotidiano significa ovviamente padroneggiare certe forze sia a livello terapeutico, ma non solo, perché le applicazioni sono molteplici e è inutile adesso approfondire, sono molteplici, e attraverso anche lo studio e il lavoro ammonio o sirideo bisogna arrivare a quel livello di cui parla il Kremers e che lui stesso nelle sue parole indica quando dice che il mago finisce come inizia, cioè con niente. Quindi vuole dire, significare che alla fine del percorso, cosa immagino rarissima, non c'è più bisogno di riti, ma il pensiero stesso diviene dinamizzato e creativo e quindi origina modifiche nella realtà quotidiana senza più bisogno di riti. Concludo con le parole del papiro di Nu, che non ricordo se è del IV secolo a.C., in cui è scritto: nulla sapevo, sono entrato e ho visto le cose segrete. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento. Grazie Stefano. Grazie a Stefano Maiorca. Adesso cediamo la parola a Daniele Laganà. Allora, io ti rubo sempre, Rosanna. Allora, prima di passare la parola a Daniele, che è reduce da un viaggio a Praga e quindi lui non può che parlarci di Gustav Meyrink, ovviamente, perché credo che sia la cosa sia obbligata, visto il recente. Saluto ovviamente Daniele, è uno dei responsabili dell'Associazione Cervo Bianco di Napoli. Saluto tutta la comunità napoletana che è in ascolto e con cui abbiamo organizzato ormai da tanti anni tantissime cose e con cui è nata una grandissima amicizia. Poi farò a Stefano Maiorca delle domande, a tutti voi un po' delle domande sugli interventi che avete fatto. Io passo la parola a Daniele perché Daniele ci parla di Meyrink, però a Daniele faccio anche un invito. Nella chiusura del tuo intervento, credo, visto le tue convinzioni, ci possa essere anche un ricollegamento con quello che ha detto Gian Domenico Casalino, perché poi ripassiamo la parola a Gian Domenico. Cioè, tutto quello di cui stiamo parlando, no? È puro astrattismo, è pura letteratura esoterica, oppure ha un riverbero con la realtà che stiamo vivendo? Quindi io credo che chi meglio di te può fare un ottimo assist a Gian Domenico per continuare il suo discorso. A te Daniele. Un attimo. Okay. Vai. Ok, allora grazie Luca, grazie per l'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, sicuramente tutto quello di cui trattiamo questa sera e tutto quello che diremo anche dopo, nel proseguo degli interventi, quello che ha detto Gian Domenico, quello che ha detto Stefano, praticamente hanno una grande, diciamo, attinenza con quello che sta accadendo, diciamo, un po' nel mondo intorno a noi. Perché? Perché fondamentalmente è in piedi. Ora, al di là che non voglio entrare in discorsi che affronteremo, so, in altri incontri, tutto quello che, insomma, stiamo vivendo negli ultimi tempi è un tema che riguarda proprio la libertà dell'uomo, la consapevolezza dell'uomo e anche un approccio terapeutico diverso, di altra natura, come giustamente ci ricordava Stefano parlando dell'ideale mediamico della terapeutica. No, oggi viviamo in un tempo in cui bisognerebbe ricordarsi di quel vecchio aforisma della regola della volontà attribuita ad Ermete Trismegisto, in cui si dice che fare il bene con violenza equivale a fare il male. Ecco, qua mi fermo perché sennò poi usciamo dall'argomento. Quello che diceva Gian Domenico prima, quel passaggio bellissimo in cui ci ricordava che la sapienza, la stessa radice, la parola Sofia, la stessa radice di sapio, cioè di assaporo. La conoscenza è qualcosa che non può mai rimanere un discorso intorno alle cose, ma questo è proprio dogma ermetico, no? Ma richiede che chi conosce ciò che è conosciuto divengano una sola cosa. Questo ce lo dice Kremers, ricordando le parole di Cagliostro. Questo è il principale insegnamento ermetico. Se vuoi conoscere una cosa, devi divenire quella cosa. Così Meyrinck diceva, ed è citato questo passaggio da Evola proprio in Maschere e Culto, Meyrinck diceva: se si vuol conoscere Dio bisogna diventare Dio, cioè non può rimanere un discorso intorno alla natura divina, ma occorre cercare di assimilare in sé quella natura, cioè ricordare quell'essenza divina che è dentro di noi. Bene, ora vengo, diciamo, alla prima parte del mio intervento, che voleva essere, diciamo, voleva anzitutto ovviamente su Meyrinck, però voleva richiamare la ragione per cui fu scritto Maschere e Volto dello spiritualismo contemporaneo da Evola, perché a quei tempi c'era il grande rifiorire dell'interesse per l'occulto, il teosofismo, lo spiritismo, di cui si occupò molto anche Kremers, no? Da un punto di vista scientifico quasi, cercando di capire il fenomeno, no, o meglio le leggi occulte che si nascondevano dietro quei fenomeni che accadevano durante le sedute spiritiche, ma soprattutto c'era un fiorire di gruppi e gruppuscoli che si interessavano di esoterismo, no? E quindi, diciamo, possiamo dire paradossalmente che se in passato, diciamo, cercare il filone aureo che potesse condurre a una conoscenza ermetica era frutto di una ricerca eroica che doveva passare attraverso, diciamo, l'indagine nel silenzio di quei pochi gruppi che operavano in segreto, oggi invece il vero problema, specialmente oggi, dove si già all'epoca di Evola, ma figuriamo oggi dove si parla di esoterismo anche dal fruttivendolo, dove grazie a internet praticamente fioriscono scuole e percorsi un po' da ogni parte, ecco allora che la vera chiave della ricerca oggi è trovare quel filo d'Arianna che permette di riconoscere l'insegnamento aureo tra i tanti aspetti dell'esoterismo che vengono riportati un pochettino da tante parti e da tante voci. Quindi se un tempo bisognava cercare, oggi bisogna saper riconoscere, bisogna affinare l'orecchio per riuscire a sapere quando la parola è parola che nasconde la verità. E Maschere e Volto dello spiritualismo contemporaneo viene scritto da Evola un po' come un vademecum, no? Per cercare di rintracciare questo filone aureo. Dicevo, c'è un grande anelito della spiritualità, oggi lo vediamo chiaramente dinanzi a noi, eppure non è paradossale, ma è una contraddizione da notare, mai in nessun'epoca come quella attuale assistiamo al radicamento della coscienza in maniera così potentemente nella dimensione dell'esperienza sensibile, dei sensi fisici, come diventa centrale l'esperienza del pensiero razionale,
la cui concentrazione noi sappiamo è tale da aver condotto a quelle scoperte della scienza moderna che richiedono appunto una grandissima concentrazione di pensiero per poter essere elaborate. E nello stesso tempo assistiamo, questo è il tempo, del radicamento nell'io, inteso come egoità, dove appunto ciascuno, in virtù del proprio pensiero, si sente distaccato da una realtà sentita e condivisa e in qualche modo vuole far emergere, no? Quella che è la propria opinione, la propria personalità. Quindi è curioso come si aneli tanto alla ricerca spirituale proprio in un'epoca in cui invece si è così potentemente cristallizzati nella coscienza individuale, nel razionalismo e nel materialismo. E dobbiamo tenere presente che il materialismo, prima di essere una posizione filosofica, è in realtà una condizione interiore, è la condizione interiore nella quale siamo tutti immersi oggi, in questo tempo, e con la quale dobbiamo fare i conti. E qui interviene quella disciplina interiore che deve condurre a risvegliare quella intelligenza ermetica, che altrimenti resta soltanto una aspirazione sentimentalistica, resta in qualche modo un sentire confuso, come onirico, no? Esattamente come accade in un sogno, dove appunto noi vediamo delle immagini di carattere spirituale, magari sappiamo anche che stiamo sognando, ma non sappiamo che cosa quelle immagini rappresentano, né siamo capaci e padroni di poter agire in quella realtà che stiamo osservando. Allora qual è il problema? Che dinanzi a questa dualità, molto spesso, ed è questo che sottolinea con grande attenzione Evola, praticamente quello che accade è che si intende la spiritualità in maniera reattiva, come una reazione appunto a questo razionalismo, all'individualismo, a questa rigidità della coscienza. E allora che cosa si va a cercare? Cosa si chiama spiritualità? La si chiama tutto ciò che è irrazionale, tutto ciò che rinnega l'esperienza della lucidità dei sensi, e in qualche modo si richiama e si ritiene legato alla spiritualità quell'accesso a quegli stati alterati di coscienza attraverso la trance, in cui appunto si viene a verificare un'apertura a percezioni straordinarie, che sono quelle che un po' oggi si va alla ricerca, no? Anche per fuggire un po' alla noia del vivere quotidiano. Ora, qui bisogna fare molta attenzione, dice Evola, perché proprio a quel punto si può correre il rischio di intraprendere il falso sentiero della medianità. E qui ovviamente entra pienamente il discorso che fa Meyrink, che in tutti i suoi romanzi ha continuamente richiamato l'attenzione su questo pericolo. Il pericolo, cioè, di una via in cui l'uomo, alla ricerca del sensazionale, in cui l'uomo, alla ricerca di ciò che è straordinario, possa abdicare alla lucidità della sua coscienza, possa aprirsi a quelle che sono le influenze del suo mondo interiore senza averlo padroneggiato, con il risultato di rimanere ingannato da una serie di manifestazioni che possono divenire anche appariscenti dinanzi all'occhio, dinanzi allo sguardo del cercatore, che possono ingannarlo appunto in quanto appartengono a un mondo di illusioni, sono la proiezione, l'esteriorizzazione, l'oggettivazione di quelle che sono paure, desideri, aspirazioni inconsci. E allora si entra in quel sentiero pericoloso degli spettri o delle simili nature, che tante volte ha prodotto danni gravissimi a chi intraprende il percorso spirituale senza aver fatto, diciamo, un lavoro di purificazione iniziale, senza aver visto quello che poi vedremo dopo, a proposito proprio anche dell'immagine della Immacolata Concezione. Diciamo che Meyrink, specialmente nel Golem, richiama continuamente questo punto. Dice: ricordati che il principio della via è essere svegli, perché l'uomo che crede di esserlo già, e questo è il grande inganno. L'uomo crede che ciò che pensa sia il suo pensiero, che ciò che desidera sia veramente la sua volontà, che ciò che a cui aspira sia veramente qualcosa che agisce e gli permette di agire, mentre invece è qualcosa che agisce dietro la soglia della coscienza. Ed è lì, in quella profondità della coscienza, che occorre portare la luce della consapevolezza, altrimenti non può esservi un vero accesso a un cammino iniziatico. Nell'Angelo della finestra d'Occidente, che forse è il libro più bello di Meyrink, proprio vediamo qui come John Dee
e poi tutti quelli che sono le sue reincarnazioni nel corso del tempo, cioè i diversi tentativi attraverso cui quello spirito cerca di ricordarsi di sé in questa dimensione materiale, vengono ingannati dalla seduzione di quella figura spettrale, da quella figura che viene dalla verde terra dei morti, dice Mayrink, che è appunto lo inganna promettendogli, mostrandogli anzi l'illusione di un potere a cui però non corrisponde alcuna conoscenza. E come in magia, come in ermetismo, vale l'assioma che il sapere è potere, perché non c'è conoscenza che non sia immediatamente un'azione, una forza. Allo stesso modo però è anche vero il contrario, che ogni azione a cui non corrisponde una consapevolezza reale, cioè una luce di sapienza che cresce in noi, diventa fomentatrice di uno squilibrio, ed è quello da cui bisogna sempre e costantemente guardarsi lungo la strada, che non può essere quindi quella di un abdicare alla coscienza, ma quello di un potenziare, ma su questo, ripeto, lo vedremo dopo, un potenziare la coscienza. Cioè, in buona sostanza, la via spirituale, la via ermetica comincia da un rafforzamento della coscienza in direzione di una dimensione super razionale e non verso una discesa verso il campo dell'irrazionale e dell'inconscio, verso il naturalismo, verso il primitivismo e l'istintivismo. Ecco, bisogna sfuggire a tutte queste tendenze, a queste reattività naturali, a questi meccanicismi delle reazioni naturali. E concludo questa prima parte del mio intervento ricordando proprio un passo dell'Angelo della Finestra d'Occidente, in cui il Gardner, il protagonista, a un certo punto si accorge dell'inganno dell'angelo, che gli promette sempre di dargli il segreto della pietra filosofale, ma che alla fine non lo dà mai, perché fondamentalmente non lo conosce, perché appunto l'Angelo della Finestra d'Occidente è una proiezione del desiderio che fu di John Dee di giungere alla conoscenza dell'arcano alchemico. E a un certo punto questa figura del suo maestro, di questo maestro della Rosa Croce, della fratellanza della Rosa Croce, una figura di maestri, una catena invisibile di maestri che accompagnano il cercatore, sempre il cercatore sincero lungo il proprio cammino, a un certo punto gli appare e gli dice: ora sei rimasto solo John Dee, e tutti i tuoi amici sono spariti, gli dei sono spariti, la figura dell'angelo che ti parlava è sparita, sei rimasto solo, eppure in questa solitudine non ti resta e non puoi far altro che accorgerti che tu ci sei, che tu esisti. Ed è lì che nasce la consapevolezza di, in questo deserto, in questo senso di denudamento dovuto all'illusione svelata, che nasce la consapevolezza che non può essere negata da niente e da nessuno, la pietra fondamentale, la pietra testata d'angelo, e cioè la consapevolezza profonda dell'io spirituale. Grazie Daniele. Rosanna? Sì. Avevo il microfono mutato. In Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo, Julius Evola dice: lo spirituale valga oggi come una conoscenza, non come una tentazione. Luca Valentini, come commenteresti questa frase? Allora, noi abbiamo avuto una discussione filosofica, chiamiamola così, telefonica più che filosofica, con Gian Domenico, perché lui mi dice, quando gli ho detto: guarda, ho messo questa citazione come incipit del nostro incontro, lui mi ha detto: vabbè, lui mi rinfaccia sempre di essere un po' il diavoletto della situazione, quello che deve mettere un po' un po' il pepe, un po' il sale sulla ferita. Io credo che sia un riferimento che lui inserisce nella conclusione di Maschera e Volto, e che come in tutti i discorsi di natura metafisica ed ermetica si ricolleghi con quella che è l'introduzione, quindi è un po' il serpente uroborico che ritrova se stesso.
perché la conoscenza dello spirituale e non la tentazione? Perché la conoscenza, la sapienza è sempre stata, ed Evola lo riscrive in Maschera e Volto, ma Maschera e Volto è, non è altro che la continuità di un insegnamento che lui aveva già esplicitato nei saggi sull'idealismo magico. È inutile, è facile riferirsi a Ur come è facile riferirsi alla tradizione ermetica, come quello che andrà poi a riscrivere negli anni 50 in Metafisica del Sesso. La conoscenza esoterica non è, come ha detto Daniele, una tentazione della medianità, non è una curiosità, non è un indagare, un addentrarsi in ambienti chiari oscuri dove l'anima deve conoscere a tentoni il proprio destino e la propria radice. Perché abbiamo invitato, e qui lancio una provocazione, perché io ho voluto fortemente che l'inizio di questa conferenza fosse affidata a Gian Domenico Casalino, perché la tradizione esoterica, come è stata concepita da Evola, ma come è stata concepita dai grandi maestri della tradizione di tutti i tempi, Gian Domenico converrà con me, in scritti favolosi anche di un Kumarasvami, deve avere la luce solare del primo mattino, no? Deve conoscere la notte, però durante la notte bisogna avere il pensiero desto come se il sole non fosse mai tramontato. E quindi la tradizione classica, e in questo caso l'Epicuro, ma un Epicuro particolare, forse l'Epicuro di Festuggerno, che non è un dissacratore della tradizione classica, è un rinnovatore della tradizione classica, è colui che mette da parte gli idoli, no? È un po' come Lucrezio, no? Che mette da parte gli idoli, poi mette l'inno a Venere, alla madre degli Enedi, nel suo racconto principale. È un po' quello che ritroviamo in Ur, quando Evola, ma anche Meyrinck, nei testi citati, ci dicono: noi non dobbiamo rifarci agli idoli, non dobbiamo rifarci alle figure, non ci dobbiamo rifare al Deus, dobbiamo rifarci al Numen, ai Numina, alle potenze. E come diceva Agrippa, se queste potenze non le sperimentiamo dentro di noi, queste potenze semplicemente non esistono, altrimenti sono astrazioni filosofiche, della filosofia peggiore, cioè quella teoretica e moderna, non con la sua accezione e il suo semantema arcaico. Quindi il centro di tutto il discorso è appunto la sperimentazione e la disciplina. Io dopo vi parlerò di Gurdjieff, perché credo sia molto, molto importante come Evola declina l'esperienza di Gurdjieff, ma qui siamo davanti a una disciplina, cioè chi si addentra all'interno di un certo percorso spirituale, al di là delle varie modalità. Qui ci sono tanti amici che hanno intrapreso un percorso a seconda del proprio diamond personale. Non c'è un diamond che va bene, uno che va male, va bene il proprio, no? Ognuno ci racconta la nostra storia, però credo che sia fondamentale entrare in questo mondo come un legionario romano entrava in guerra, cioè con la disciplina, con l'onestà e con la consapevolezza che bisogna alcune volte armarsi di gladio e combattere contro i propri demoni. Io finisco e ripasso la parola a Gian Domenico. Grazie Luca. Cercherò di sintetizzare, credo che questo sia il mio ultimo intervento, cioè il secondo ultimo. Cercherò di sintetizzare. Io ovviamente condivido totalmente quello che hai detto a proposito della tradizione classica e del riferimento a quella frase di Evola, a quell'augurio, a quell'auspicio e a quell'invito, per non dire a quella raccomandazione che fa, di che sia conoscenza e non tentazione. E poiché conoscenza in Evola non significa conoscenza libresca, erudita, cerebrale,
ma significa, come ben sappiamo, vivere la conoscenza, cioè essere il conosciuto. E qua potrei citare da Parmenide a, per finire ad Hegel o a Evola stesso, o Behme e altri, tanti altri. Ecco, io vorrei insistere su questo concetto. Quest'opera, secondo me, dal mio punto di vista, sostanzialmente sta emergendo, è emerso sia dall'intervento di Stefano, e a proposito dell'intervento di Stefano mi è venuto in mente che Plotino voleva fondare, l'Augusto Gallieno gliel'aveva assicurato, poi la cosa non andò in porto, voleva fondare una città dei filosofi platonica chiamata Platonopoli nel napoletano. Scelse come luogo in Italia il napoletano. Stop, chiudo. Anche qui intelligenti pauca, il tempo stringe. Per quanto concerne il tema fondamentale di quest'opera, io dal mio punto di vista, ne ho fatto cenno in quel proemio con i quattro verbi, e a proposito dei quattro verbi ha fatto bene Stefano ad evidenziare che il concepimento, l'Immacolata Concezione, è un concepimento spirituale, quindi prenatale. E infatti il concepimento del figlio si intende, fa riferimento alla fecondazione dell'ovulo, non alla nascita del bambino, va bene? Quindi è qualcosa di pre-corporale, di pre-natale. Il Natale, cioè la manifestazione, l'epifania dell'idea, si ha nel vedere, nell'ultimo verbo che io... Questa è una cosa che mi è venuta a proposito della luce della notte. A me, Luca lo sa, io di notte mi alzo e ho queste visioni e poi scrivo queste cose. Ho sentito di scrivere questi quattro verbi, che per me è il percorso che ci indica, ma non solo in maschera, in tutto, che poi il percorso che indica Plotino. Ragazzi, dicono tutti la stessa cosa. Con linguaggi diversi dicono tutti la stessa cosa. E che dicono? Parlano dell'eterna guerra che si svolge nei cieli, la eterna guerra che si svolge nei cieli e che si sta svolgendo, se è eterna, ancora in questo istante, proprio come istante exaifenes platonico, cioè l'eterno, tra le potenze della luce, illumina della luce, e le potenze dell'oscurità. Cioè di questo sta parlando Evola. Perché sta parlando di questo? Perché lui all'inizio dell'opera e dopo tutto il percorso didascalico, pedagogico, va bene? Lui alla fine che dice? Mantieni sveglia, mantieni lucida la mente, la coscienza. Anzi, essendo un profondo conoscitore di Hegel, dice abbi consapevolezza, che è uno stadio superiore alla coscienza. Bergson, un grande filosofo francese, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che io ho approfondito negli ultimi anni, che è un plotiniano come Evola, va bene? Ecco, che Evola è un neoplatonico, viaggia tra Plotino e Proclo senza cerimonialità, e farò riferimento anche alla cerimonialità, che è importante come discrimine. E che cosa dice Bergson? Dice la coscienza è il limite. Perché se tu hai coscienza di quello che stai facendo, se tu sei un eroe e hai coscienza dell'atto eroico, non lo fai da eroe. E questo fa riferimento anche al discorso tradizionale giapponese, del non avere mente e pensiero nei confronti di ciò che stai facendo. Quindi farlo con uno stato di acoscienza, che è uno stato superiore alla coscienza, cioè è una consapevolezza che coinvolge il sé, cioè non l'io, la mente come io, ma il sé che è superiore. Questo è un discorso che non si può approfondire, perché sennò ci vorrebbe un bel po' di tempo. Ma tornando a quel tema della guerra eterna che si svolge nei cieli, e cieli tutti sappiamo che deriva da celare, cioè nascondere, e che cosa nasconde? Il cielo, gli dèi, e quindi si svolge nell'animo del mondo e nell'animo dell'uomo. È una guerra microcosmica e una guerra macrocosmica,
E allora in questo momento che gli dei ci stanno abbandonando e appaiono scomparire all'orizzonte, ci sovviene forse quel passo di Platone quando chiude il politico dicendo l'uno non abbandonerà mai l'umanità, gli uomini, mai, anche nella fase in cui il viaggio circolare dei pianeti è più lontano dall'uno, l'uno è sempre presente. Quindi di questo ci sta parlando Evola. E quando lui dice alla fine mantieni desta la coscienza, lui sta facendo il discorso della dottrina del risveglio, cioè del saggio sull'ascesi buddista. Vedete, risveglio, desta la coscienza, luce, come benissimo, benissimo ha fatto Daniele ad evidenziare questo, cioè la capacità della centralità della coscienza, che è una base, dicevola, è il punto di partenza per andare dove ci indicano, bene ha fatto lui, Daniele, anche a evidenziare, dell'andare oltre la coscienza. E qua ci sovviene Hegel, Platone, Plotino. Oltre la coscienza che c'è l'intelletto, che non ha niente a che fare né con l'io, né con la coscienza, né con la certezza e con la percezione sensoriale, ma è qualcosa che sta al di là di tutto questo, perché è qualcosa che non è nostro, non è mio e non è tuo e non è di nessuno, ma è divino, è cosmico. E quindi noi, e qui entra in campo l'anamnesi platonica, e qui entra in campo che cosa? Entra in campo la verità del mondo classico. Evola è un plotiniano, ed Evola ci indica chiaramente, esplicitamente, apertis verbis, ci dice che la nostra via è la via della tradizione classica elleno-romana. Cioè lo dice apertamente, e questa tradizione lui ci invita a conoscerla, ma non a viverla come tentazione. Cioè questo è il punto, e conoscerla significa viverla come esperienza che parta, che debba partire e deve partire dalla consapevolezza e dalla lucida coscienza, per andare oltre. Perché quello che ci insegna la tradizione, la nostra, non la tradizione greco-romana, la tradizione classica, la nostra tradizione, che io insisto sempre nel classificare indoeuropea, cioè che va dalla Germania vedica sino all'India vedica, va bene, passando dall'Italia e dall'Ellade, per non parlare degli Ittiri, eccetera, eccetera, ecco, è una tradizione che si fonda su questo principio: la verità dell'uomo è oltre l'uomo, come la verità del mondo è oltre il mondo, non sub uomo o sub mondo, ma è oltre. Quindi, come giustamente fa Evola criticando tutta lo sciocchezzaio psicanalitico sia di Freud e a fortiori di Jung, che è un mistificatore da questo punto di vista, più pericoloso ancora del sessualista Freud, giudeo e quindi sessualista, va bene? E lui no, dice non esiste l'inconscio. Ecco il punto, ecco Plotino, il plotinismo di Evola: non esiste l'inconscio, esiste Dioniso, esiste la coscienza, quindi esiste il subconscio, esiste la coscienza ed esiste l'oltrecoscienza, che è Apollo. E ci sta dicendo in maschera e volto alla fine il nostro destino. Platonicamente Evola sta dicendo la nostra vera, autentica natura è divina. Evola non ha mai detto, come Platone non dice mai nei suoi testi, nei suoi dialoghi e nelle lettere, specialmente la settima, non dice mai noi abbiamo una scintilla dentro di noi. No, dice, afferma esplicitamente la nostra natura autentica è divina. La nostra natura autentica e divina, e nostra non significa di nostra proprietà, significa che noi siamo divini. E il punto è averne consapevolezza. E qua ci viene la tradizione indoeuropea vedica, ci vengono in aiuto, in ausilio le Upanishad,
Svetachetu 8, Upanishad, tu sei quello, basta, stop, non dice tu eri, tu sarai, tu devi essere, tu sei quello, e qua arriva il discorso anticerimonialista. Perché arriva il discorso anticerimonialista? Perché Evola giustamente, basterebbe leggere proprio questo, proprio quel capitolo sulla critica sua che rivolge nei confronti del cerimonialismo, per comprendere che cosa? Il suo plotinismo. Ragazzi, il suo plotinismo, la sua vera natura di neoplatone. Va bene? Perché? Perché? Perché lui evidenzia che cosa? La limitatezza e l'inganno che, diciamo, insiste e persiste nella fallace e convinzione, frutto della sensibilità, della visione sensibile del mondo, che è poi quella volgare, dell'esistenza di che cosa? Di due realtà, io e l'ente. E qui siamo nella dualità, e siamo nel dualismo. E la dualità, Platone ce lo insegna, è il male. È il male, perché è l'indefinito. C'è la dualità di grande e piccolo, no? Infinitamente grande e infinitamente piccolo, che non ha che cosa? Limite. Non è un peras, è un apeiron. Allora questa convinzione fallace, falsa, ti porta a che cosa? Ti porta a non conoscere la vera realtà. La coscienza iniziatica e la consapevolezza che tu sei quello, dice sbrigativamente. Dicono sbrigativamente le Upanishad, che sono molto sintetiche, molto più che sintetiche, essenziali, efficaci. Tu sei quello, basta, stop, finito il discorso. O ne prendi consapevolezza, oppure sei uno stupido. Sei uno stupido che giochi con che cosa? Con te stesso, con le proiezioni egoiche di te stesso, come ha detto giustamente Lacanà. Va bene? Giochi con gli spiriti, giochi con tutte queste cavolate, che non sono cavolate. Sono realtà che stanno dentro e fuori di te. Bene ha detto Stefano, l'idea, io questa cosa la scrissi nel nome segreto di Roma negli anni '80. Le idee non esistono a priori se non gli esperimenti. Le idee non esistono, ecco perché il cristianesimo è fallito, ecco perché le religioni monoteistiche sono morte, finite. Vabbè che siamo alla fine del ciclo, quindi è chiaro che muoio. Questo discorso l'ho sviluppato nel libro mio ultimo sull'invisibile. Va bene, tutto il discorso della comunità, ed Evola questo lo dice, e l'ho sperimentato, lo ha voluto, il gruppo di Urru è un discorso che supera chiese, logge, sette, congregazioni, perché è finito tutto, c'è il deserto, l'uomo è solo, cerca lo spirito, cerca qualcosa, e torna in se stesso, ecco perché le vette dell'oscurità corrono, hanno fretta, perché i tempi stringono, i tempi stanno stringendo, hanno poco tempo per realizzare il sogno, l'incubo oscuro di cui sono portatori da millenni. E mi fermo qua per quanto concerne questo discorso. Quindi Evola che cosa ci dice a proposito del cerimonialismo? Ci sta indicando la via classica della identificazione. Tu sei quello, lo dicono gli Upanishad e lo ripete Evola criticando il cerimonialismo. Non ci sono due entità, tu sei quello da sempre. Il problema tuo è che non lo sai. Allora devi acquisire consapevolezza e quindi sapere. E quindi entra il discorso del sapere, del sapiente, dell'assaporare. E cominci ad assaporare, perché cominci dalla terra e poi torni alla terra. Perché il circolo, mi diceva Luca, è il circolo. Devi cominciare dalla terra e ritorni alla terra. E quindi la chimia lo sappiamo. Ritorni alla terra, però alla terra che è fuoco. Tutto il libro sostanzialmente di Maschera e Volto, ditemi quando devo chiudere, di Maschera e Volto è un inno alla tradizione classica greco-romana. Su questo io ho due amori da prima di nascere. Il demone che mi è stato assegnato in sorte mi ha assegnato due amori. La res pubblica romana e Platone. Io ho due amori, quindi non posso che dire, non posso che consentire, ovviamente con quello che ci indica Evola, ma ce lo indica in tutte le sue opere. Se noi osserviamo e guardiamo e riusciamo a individuare la figura, l'immagine, lo schema
lo schema, ecco, lo schema in senso greco, no? Perché invece per schema intendevano la figura geometrica del demone di Evola, è quello. Lui ci dice sempre la stessa cosa: attenti a non perdere la lucidità. Anche nella notte, come dice Luca, il sole sia presente. Il sole di mezzanotte, il sole nelle tenebre sia presente. E svegliatevi, perché come ho sviluppato questo discorso ultimamente, se non ti svegli la mattina sei morto. Cioè, se tu non inspiri, espiri definitivamente. Ecco il discorso dell'andare e del ritorno. Ed ecco il discorso della luce del mattino. Tutto questo è, questa è la battaglia contro le tenebre. Questa è la guerra eterna contro le tenebre. Perché il discorso che, e mi chiudo, forse Luca devo chiudere, no? Vai, chiudi. Ecco, il discorso sul quale c'è da riflettere, ragazzi, e io vi con mio profondo dispiacere, ma l'amico che mi ha condotto qui non può attendere oltre, vi dovrò lasciare, ma vi lascio con un invito affinché voi riflettiate sulla sottigliezza della catastrofe nella quale stiamo entrando. Mentre noi abbiamo dichiarato negativo e malefico, cioè produttore di male, il materialismo, e diciamo che per migliaia di anni tutta la tradizione indoeuropea e tutte le tradizioni del mondo, come possiamo dire, ognuno secondo le proprie vie, hanno combattuto la visione volgare, la visione che si limita alla percezione sensoriale sostanzialmente, quindi alla doxa, all'opinione, eccetera, transeunte, del cosiddetto materialismo, che possiamo chiamarlo sensualismo, è chiaro? Adesso siamo entrati da un bel po' e si sta sviluppando che cosa? Qualcosa di ancora peggiore, cioè quello di cui parlava De Nonno nell'ultimo capitolo di Il Regno della Quarantena dei Segni dei Tempi, testo straordinario. L'ultimo capitolo lui spiega, esplicita il concetto di controtradizione, che è il capovolgimento satanico, e ritorniamo alla parola satanico, che tra parentesi sta diventando, diciamo, comune, cioè si intervistano le persone in piazza che manifestano, eccetera, eccetera, in questi ultimi tempi, i Green Pass, i Covid, eccetera, eccetera, e la gente parla così tranquillamente di satanismo. E anche questo sarebbe un argomento da su cui riflettere, che è un segno dei tempi. E chiudo la parentesi. Ora, in che cosa consiste questo capovolgimento, ulteriore capovolgimento, oltre al gender, che è il capovolgimento satanico dell'androgeno primordiale, va bene? È un altro aspetto, è un altro segno della catastrofe, va bene? Stiamo entrando in che cosa? Appunto, nella parodia finale della tradizione, che è la contro, cioè il capovolgimento. E dove sta la parodia della tradizione a proposito del materialismo? Che non c'è più il materialismo. Adesso il materialismo è la salvezza. Nei confronti di che cosa? Dello strumento che stiamo utilizzando, cari miei comites, per usare una parola latina che mi salva dalle denunce varie, va bene, che potrebbero piovermi sulla testa. Cari comites, oggi con la digitalizzazione, va bene, siamo arrivati alla smaterializzazione. Stiamo arrivando verso la smaterializzazione. Zuckerberg parlava di un bracciale che, trasmettendo le emozioni, i battiti cardiaci, eccetera, eccetera, potrà collegare Facebook, non so che diavolo è, potrà collegare con la rete i sentimenti, le emozioni mie e di Daniele, che interloquiamo a distanza di 600 chilometri o di 1000, 10.000, 50.000 chilometri, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi stiamo entrando nella smaterializzazione, che secondo il mio punto di vista, e credo anche dal vostro, la parodia della spiritualizzazione. Perché la nostra spiritualità, e chiudo veramente, non è la smaterializzazione, attenti, perché noi non siamo dualisti. Noi non odiamo il mondo, la natura, il sesso, la vita,
dice Parmenide al giovane Socrate, anche il fango nel Parmenide, il Parmenide filosofo dice, nel Parmenide platonico dice al giovane Socrate, c'è l'idea anche del fango, della porcheria e del capello sporco, c'è l'idea di tutto, perché noi siamo, io almeno, fedeli all'insegnamento di Hegel, che dice l'intero è il vero, l'intero è il vero, la parte quindi è il falso. Questo è il punto. Quindi noi non odiamo il mondo, la natura, quindi non siamo per la smaterializzazione, noi siamo per lo spirito, nel senso che è l'idea che esce da sé e si incarna nel mondo e fa il bene del mondo, perché ama il mondo. Questo è il punto, amare il mondo. Noi non siamo gnostici, insomma, è chiaro? Noi non diciamo che il mondo è il male assoluto, noi amiamo il mondo e siamo, anzi no, non crediamo, né siamo convinti, noi sappiamo che il mondo è divino. Come ci insegna Plotino, ve l'ho detto, l'ottavo trattato della terza Enneade, meraviglioso. Il mondo tutto, dall'uomo alla pianta, alla montagna e alla pietra, hanno la visione del Dio. Theorein significa visione del Dio. Il povero Ficino la tradusse con traducendo l'Enneadi, la tradusse con contemplatio, ma la parola latina contemplatio non rende teologicamente la natura teologica del teoreo greco, che significa proprio letteralmente vedere Dio, visione del Dio, visione interiore del Dio che sta dentro di me e che sono e che è la mia vera natura ed è ciò che io non posso, devo ricordare di essere, non divenire, devo ricordare di essere. Ma come lo ricordi? Vivendo, come dice Luca, soffrendo, vivendo, lottando, credendo, come dice Proclo. Proclo dice pistis e sofia, pistis e sofia, non la pistis stupida dei Galilei, ottusa, che crede alle sciocchezze, all'egasia, alla devozione, al miracolo, scemo. Il miracolo non è qualcosa che sta fuori dalla natura, il miracolo è il mondo, è la natura. C'è uno studio bellissimo che ho letto 2 o 3 mesi fa sulla invenzione del sovrannaturale. È nato nel 1600 questo concetto del sovrannaturale, a proposito dei processi di beatificazione avvenuti nella Chiesa Cattolica per i santi, a proposito del miracolo, la sovrannaturalità. Pensate che Agostino e Tommaso, che erano ancora pregni di cultura classica, che è monista, non è dualista, è monista. Io sono fissato con il dualismo, il due e il male. E chiudo con il diavoletto nei tarocchi, sta così. Che vuole significare con questo? La frattura, la separazione, il vuoto, lo iato e il diabando, il separare, il tagliare. Va bene, noi invece abbiamo questo simbolo che sta sui manipoli delle legioni, la legione manipolare ha questo simbolo, la mano, che sono le 5 dita, numero dispari, amato dagli dei, e dalla mano magica, dalla mancipio, dell'emancipazio, eccetera, 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 eccetera. Ed è il saluto. Questo io volevo dire e voglio insistere su questo. Evola ci dice dall'inizio alla fine, e ha fatto bene Luca a evidenziare che alla fine, dove dice conclusioni, lui oltre a dirci non sia tentazione e usa un lessico religioso, prettamente... Gian Domenico, chiudiamo. Ho finito. Lui questo dice, siate coscienti, mantenete sveglia la coscienza, perché lo stare svegli e desti è la base da cui partire. Se non si ha questa base forte, consapevole, va bene, se non si ha praticamente il demone sopra, come io l'ho sentito sin da quando ero ragazzino, che mi controlla, mi guarda, adesso lui lo sento che mi sta controllando, e come ha fatto Luca, e mi sta dicendo basta, e mi sta dicendo stai dicendo male, stai dicendo bene, va bene, ecco, avere sempre questo sé, questo qualcosa, che questa figura, questa entità, questa realtà spirituale che ti guida, che ti dice
quello che devi fare e quello che non devi fare, o ti rimprovera o ti redarguisce quando hai commesso qualche errore. Questa è la base. Questa è la base per giungere poi alla consapevolezza del tu sei quello. Grazie. Va bene. Io ho rubato un po' di tempo in più. Grazie, grazie Gian Domenico, e ringrazio i nuovi ragazzi di Controcorrente di Melissano per il supporto tecnico all'associazione politico-culturale. Quindi... Io spero di essere stato chiaro, Luca. Ho voluto dire un po' tutto, ma sai. Vabbè, poi organizzeremo un incontro da solo, io e te. D'accordo, quindi... va bene. Grazie ancora. Buon proseguimento, e vi abbraccio tutti. Grazie. E curate ut valeatis, diceva Cicerone. Grazie. Statevi bene. Grazie a Gian Domenico Casalino. Adesso ripassiamo la parola a Fulvio Saggiomo. Fulvio Saggiomo, chiedo scusa. A te, Fulvio. Grazie, mi sentite? Sì, 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 vai. Ho avuto problemi con l'audio prima. No, vabbè, volevo riprendere un po' il discorso che un po' tutti i relatori hanno fatto. Diciamo che al di là delle sviste personali, oppure più che altro i pregiudizi di Evola si rivolgevano più all'ambiente antroposofico che non alle figure fondatrici dell'ambiente antroposofico, e questo è bene chiarirlo. Però vale la pena adesso ricordare, dopo la pars destruens, diciamo la pars construens, cioè quello che era lo spirito che può unire appunto tradizioni diverse, ed è proprio la necessità che già aveva ricordato Daniela Gana prima e Gian Domenico Casalino poi, la necessità di mantenere la lucidità della coscienza, il pensiero oggettivo, il pensiero logico e oggettivo, quindi questa centratura personale, perché in realtà poi il leitmotiv di tutte le tradizioni spirituali è quello di portare la chiara luce della coscienza, e questo lo vediamo già dallo yoga, ma anche nelle forme estreme di tantrismo che purtroppo Evola non poté studiare, per esempio il tantrismo shivaita, per esempio, e in quelle forme di ascesi, ovviamente il leitmotiv, cioè l'asse portante, è quello di portare la chiara luce della coscienza, la coscienza di veglia che l'uomo si è conquistato sul piano fisico, portarla negli stati inconsci e subconsci della psiche, e quindi in questo, diciamo, di riconquistare quegli stati perduti dell'essere umano. Quindi in sostanza possiamo dire che vediamo la necessità, vediamo in Evola molto, molto forte, chiaramente uno di quelli che ha per tutta la sua produzione e in tutto il suo pensiero, che diciamo copre l'arco di quasi 60 anni, voglio dire, Evola sostanzialmente rimarca questa esigenza di mantenersi lontano dal medianismo, lontano da tutti gli spiritismi e lontano da quell'armeggiare col sovrasensibile che non sia supportato da una forte preparazione interiore. Quindi qua torniamo al tema della scheo, no? dell'ascesi, dell'esercizio. Sostanzialmente in questo Evola e Steiner, anche se apparentemente non è così, condividevano la visione aristocratica elitaria dell'ascesi. È vero che il seme dell'uomo spirito è gettato in tutti gli uomini, il problema è conquistarlo, e conquistarlo non è affare da pochi. Qua entrerebbe in discussione il problema degli uomini senza io, ma questo è un discorso che non affronterei adesso. E il problema è proprio quello dell'esercizio dell'ascesi, dell'esercitarsi, e quindi questa di conservare questa chiara coscienza di veglia conquistata appunto sul piano fisico con il commercio con la materia. Ecco, non è, appunto, torniamo al tema del dualismo e del monismo. In una prospettiva monista il problema non è la materia, il problema è lo spirito che si sottomette alla materia e che diventa schiavo della materia. Quindi è lo spirito che deve liberarsi, l'io sostanzialmente. E quindi il motivo, diciamo, il filo conduttore di tutte queste tradizioni è stata sempre il portare la chiara luce della coscienza negli stati oscuri, quindi al di là degli stati oscuri dell'inconscio, del subconscio, ma soprattutto per esempio in quegli stati come il sonno, come il sogno, il sonno e la morte apparente. Questi sono i tre stati in cui, diciamo, la coscienza immaginativa, la coscienza ispirativa e la coscienza intuitiva si snodano e si sviluppano nell'iniziando. Quindi dicevamo questa esigenza di esercizio spirituale, che appunto torniamo alla visione aristocratica. Ecco, come può l'uomo attuale
risollevarsi, riascendere verso il divino. Ecco perché il problema non è tanto la caduta. La caduta, la dottrina delle quattro età la conosciamo bene. L'uomo è arrivato al punto più basso in cui le categorie corporee, o meglio sarebbe dire, lo spirito è totalmente coincidente con la corporeità. Tuttavia, in questa coincidenza si manifesta il potere della risaduta. E questo si manifesta proprio nel pensiero logico, nel pensiero cosciente, nel pensiero oggettivo. Quel pensiero che è riuscito appunto a concepire una scienza della materia è lo stesso pensiero che, potenziato e conosciuto nella sua natura originaria, fatta di luce e di coscienza, e qua torniamo a un tema che è, diciamo, apparso sulla scena del mondo, in particolare penso alla tradizione che conosco meglio, che è quella del tantrismo shivaita di Somananda Utpaladeva e Abhinavagupta, in cui appunto si parla di questa luce autocosciente che balena, appunto è proprio la potenza di conoscenza di Shiva, che balena proprio nella comprensione nella comprensione intellettuale, nella comprensione intuitiva che si ha quando si intuisce, si comprende qualsiasi tipo di significato. Quindi, ad esempio, dice Abhinavagupta, dice Somananda nella sua opera fondamentale, dice, qua stiamo parlando dell'undicesimo secolo dopo Cristo, parla proprio di questa, quasi ad anticipare un po' quello che fu il neoplatonismo rinascimentale, che in questa, nelle idee appunto, nella concezione delle idee, appunto torniamo alla concezione, nella concezione delle idee, nella intuizione dell'idea, balena la potenza di conoscenza di Shiva, quindi sostanzialmente la potenza divina più elevata, il Logos, balena proprio nella comprensione del concetto, ed è quindi dalla conoscenza della luce del concetto parte la riascesa. Quindi sostanzialmente qui siamo questo è un po' il filo conduttore che può unificare un po' tutte le tradizioni moderne, ed è quella della chiara coscienza di veglia, che però nell'uomo moderno si manifesta come pensiero razionale. Ed è proprio quel pensiero razionale che è il bene che sostanzialmente stiamo perdendo e stiamo vedendo smarrito proprio in questi giorni, in questi mesi. Cioè è proprio il bene del pensiero logico. Quindi sostanzialmente, prima di andare oltre la logica, bisognerebbe prima impossessarsi della logica del pensiero così come si manifesta nella realtà cosciente di tutti i giorni, quindi nella realtà materiale. Ed è questo poi sostanzialmente che bisogna fare. E poi quei pochi che avessero l'ardire di tentare proprio l'ascesa, ecco, a loro si apre davanti appunto un'impresa ancora più difficile, ma che sostanzialmente deve essere realizzata almeno da pochi, quella appunto di risalire dal concetto astratto morto alla luce predialettica, che poi sostanzialmente è quella luce astrale che noi dobbiamo conquistare lucidamente sulla Terra attraverso lo strumento donatoci, insomma, dal divenire cosmico. Finora è un divenire cosmico. Gli stati successivi, l'evoluzione successiva del cosmo è qualcosa che è lasciata alla libertà, alla libera scelta dell'uomo. Perché l'uomo, dopo essere stato portato nel presente dalle forze naturali fino al sorgere del pensiero, nel momento in cui nasce il pensiero astratto e quindi potenzialmente libero, l'uomo è lasciato libero, lasciato solo, è lasciato alla sua libertà. Ecco, questo se conquista, chiaramente sta a lui, alla libera scelta dell'uomo, se conquistarlo o meno, e se far procedere la civiltà in un nuovo ciclo, oppure farla decadere, perché nulla è necessitato, e in questo anche, diciamo, qua è anche un'altra incomprensione di Evola nei confronti dell'antroposofia, è il fatto che il divenire cosmico non è nulla di necessitato. E se Steiner parla possiamo dire che parli di stagioni dello spirito, ma in quelle stagioni non è scritto da nessuna parte che l'uomo abbia dei poteri oppure abbia una certa natura. In realtà sta all'uomo libero, all'uomo, diciamo, autocosciente, che meni che decida per la sua liberazione di far procedere, di far andare avanti la civiltà, sostanzialmente. Quindi non c'è una necessità in questo procedere, ma c'è semplicemente una sorta di premonizione, di preconcezione di stagioni dello spirito che possono verificarsi, ma possono anche non verificarsi. In realtà molti discepoli di Steiner parlano di questa eventualità. L'esperimento uomo potrebbe anche fallire, cioè nel senso che non è detto che la conquista dell'anima cosciente, quindi la conquista del,
dell'uomo spirito sia qualcosa di necessitario, è qualcosa che sta all'uomo riconquistare. Quindi però il primo passo è riconquistare un pensiero lucido, un pensiero cosciente, un pensiero consapevole, oggettivo, prima di qualsiasi tipo di ascesa o di sviluppo ulteriore, perché la pena è proprio la caduta nel medianismo e nello spiritismo. Quello che Meyrink, Gurdjieff, ma Evola, lo stesso Evola, soprattutto ricordo la dottrina del risveglio, che è forse il testo in cui maggiormente emerge questa l'esigenza di quella che chiaramente i testi pali chiamano sati o smriti, cioè il rammemoramento, il ricordo, vuol dire la consapevolezza, perché in realtà nel ricordo si manifesta la luce dell'io, e l'io non è altro che pura consapevolezza. Quindi sostanzialmente tutte queste tradizioni e questi maestri sono accomunati da questo filo conduttore, ed è la luce della coscienza che deve essere potenziata e portata a compimento. Questo è il compito dell'uomo poi del presente tempo. Io ho concluso, Luca. Sì, credo che Rosana ti voglia. Sì, Fulvio, volevo sapere perché Evola inserisce nell'ultima edizione di Urra gli esercizi di Steiner. Dunque, dobbiamo dire una cosa, per rispondere a questa domanda dobbiamo parlare, almeno accennare, alla figura di Giovanni Colazza. Giovanni Colazza era una delle figure, insieme a Pietro Negri e ad altri, però era una delle figure più rappresentative all'interno del gruppo di Urra. E in realtà è una di quelle figure che sembrerebbero passare un po' sotto traccia, per il suo stile, un suo stile molto sobrio, molto essenziale, ma molto lucido, sostanzialmente, anche nel dare delle indicazioni. In realtà le indicazioni che dà Colazza sono delle vere e proprie operazioni di alta magia, non c'è modo di definire in altro modo. Allora, perché Evola introduce i cinque esercizi? Tornando al discorso che facevo prima della sua stima per la figura di Steiner, lui non era d'accordo con coloro che precedevano Steiner, quindi con la teosofia, che era un po' l'ascendente di Steiner, e con un po' con l'ambiente antroposofico. Non aveva tutti i torti in questo, però c'è da dire questo, che lui introduce soprattutto i cinque esercizi sono, diciamo, Steiner indica i cinque esercizi come la base di qualsiasi sviluppo occulto, perché sono quegli esercizi, quelle pratiche, quegli atteggiamenti che danno una quadratura, diciamo, complessiva all'anima, e tra l'altro, aggiungo, lo proteggono anche dal potenziale effetto negativo di altre pratiche occulte, ovviamente, perché noi quando ci introduciamo nei mondi superiori è chiaro che abbiamo a che fare con molteplici forme di essere e di vita, chiaramente. Ci sono forme, diciamo, luminose, forme oscure. Quindi per dare questa sorta di scrigno di volontà all'anima, l'io che si avventura nel cammino dell'iniziazione, è chiaro che queste pratiche possono dare una sorta di protezione. E poi perché queste pratiche in realtà tengono conto della struttura, diciamo, occulta dell'uomo, della struttura, diciamo, animico-spirituale dell'uomo, sostanzialmente. E quindi sono una serie di esercizi di purificazione che Evola reputava molto 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 efficaci. Diciamo che nell'introduzione alla magia, soprattutto nelle ultime edizioni, c'è qualche errore in merito alla circolazione della luce, ma quelle sono degli errori sicuramente importanti, però adesso dobbiamo capire un po' il senso. Evola introduce quella serie di esercizi perché, ovviamente, lo stesso discorso che lui introduce nella tradizione ermetica, la separazione dei misti, benissimo, ma come si opera questa separazione dei misti? Attraverso la liberazione delle facoltà, né più né meno. Quindi in realtà i cinque esercizi di Steiner, o sei esercizi, non sono altro che la separazione dei misti di cui si parla nella tradizione ermetica. Quindi sostanzialmente l'uomo come essere psicofisico, in cui il pensare, il sentire e il volere sono commisti l'uno all'altro, queste tre facoltà vanno separate, portate ognuna alla sua indipendenza, che si estrinseca in particolare
nelle membra per quanto riguarda la volontà, nel sistema ritmico per quanto riguarda il sentire, il sistema della testa per quanto riguarda il pensare. Quindi sostanzialmente questi esercizi di base e poi anche gli altri esercizi che dà Leo in Ur, Leo è lo pseudonimo di Giovanni Colazza, gli altri esercizi di atteggiamenti e soprattutto barriere e atteggiamenti in particolare, oltre agli aforismi finali, non sono altro che delle pratiche, dei semi che meditativamente, ritmicamente, il discepolo deve sviluppare. In realtà, leggendo, questo è quello che, diciamo, è la parte che conosco meglio, perciò parlo di Colazza, leggendo gli interventi di Colazza nell'introduzione alla magia, possiamo dire che c'è un percorso completo per arrivare sostanzialmente a una forma di conoscenza, possiamo dire, cosmica, che poi prepara il candidato ai gradi ulteriori dell'ascesa, che poi dell'ascesa nel sovrasensibile. E c'è da ricordare anche qui che non è vero che nell'antroposofia non ci sono le guide e non ci sono gli iniziati che impartiscono l'iniziazione, ci sono, non è detto che però questi iniziati siano incarnati, potrebbero anche essere disincarnati, i famosi, i cosiddetti maestri invisibili, che sempre, il mondo spirituale sempre accompagna il candidato all'iniziazione, anche quando il candidato vede buio intorno a sé, quando la luce non è visibile, non è ancora visibile la luce, il mondo spirituale segue il soggetto, il candidato, da lontano però, perché il soggetto deve prima essere luce a se stesso, prima di poter avere una luce in aggiunta, un crisma in aggiunta, deve prima essere luce a se stesso, altrimenti l'esperienza della solitudine non è completa. Non penso di essere, spero di essere stato esaustivo. Grazie Fulvio. Grazie. Grazie Fulvio, sei stato chiarissimo. A questo punto vorrei chiedere a Chris Giudice, Evola smentisce la vulgata che fa di Crowley un satanista? Allora, io penso che l'inserimento del capitolo sul satanismo da parte di Evola nel testo sia una specie di introduzione alla figura del Crowley per smontare appunto questa vulgata secondo cui Aleister Crowley è fu un satanista. C'è da dire, come avevo accennato poco fa, che l'ammirazione di Evola per Crowley è dichiarata. Già alcuni documenti della polizia fascista confermavano il fatto, che poi non è vero, però confermavano il fatto che Crowley, che Evola fosse un membro dell'ordine magico di Crowley, Ordo Templi Orientis. Questi insomma esistono come documentazione, eccetera, eccetera. Anche se la cosa, il fatto non sussiste, membro dell'Ordo Templi Orientis, per esempio, fu Arturo Reghini, ma non Evola, anche se questa cosa non successe realmente. Dillo sottovoce. No, invece bisogna dirle forte queste cose. Bisogna aprire le finestre e fare. Perdone, sto scherzando, Chris. Certo. Anche se quindi non fu Evola un membro dell'Ordo Templi Orientis, anche perché diciamo che si trattava sempre di un ordine massonico con un indirizzo esoterico, quindi insomma diciamo che non è proprio l'ambiente ideale per Evola. Comunque Evola apprezzava tantissimo il fatto che Crowley arrivasse all'Ordo Templi Orientis tramite un lignaggio tradizionale considerato valido dall'Evola. Questo lignaggio tradizionale è l'Ordine Hermè dell'Alba Dorata, ossia la Golden Dawn. Questo possiamo vedere che l'importanza che ha questa affiliazione di Crowley, se consideriamo il fatto che comunque alla fine del XIX, inizio XX secolo, le due realtà a livello esoterico più importanti in Inghilterra erano la società teosofica
che ovviamente quindi osava e proponeva le idee che Guénon prima, Evola dopo, definì teofismo, piuttosto che teosofia, e quindi anche tutte le varie idee provenienti dall'Oriente, eccetera, eccetera, di cui abbiamo comunque già parlato, e che Evola smonta pezzettino per pezzettino nella pars destruens, diciamo, del testo di cui stiamo parlando stasera. Dall'altra parte c'era la Golden Dawn, di chiaro stampo greco-egizio. E questa è una cosa importante, perché comunque all'epoca veramente si trattava dell'unico ordine in Gran Bretagna, ovviamente stiamo parlando, che si rifacesse comunque a delle teorie e a delle tradizioni greco-egizie. Quindi questo, diciamo, che dà al Crowley, negli occhi di Evola, comunque un lignaggio tradizionale che lo differenziava, che lo rendeva diverso dai rappresentanti della teosofia. E per quanto riguarda il satanismo, la vulgata del satanismo, Crowley ce ne ha messa parecchia di carne al fuoco per farsi definire comunque un satanista. Lui stesso chiamava e si è dato il titolo di Thaumaturgeon, ossia il grande bestia, e che prendendo spunto dall'Apocalisse chiamava la sua compagna di operazioni magico-sessuali la donna scatta. Quindi, insomma, c'è molto di questa opposizione forse tardo-romantica alla Milton, insomma, c'è molto di questa opposizione che fa di Satana, diciamo, un antieroe tardo-romantico, appunto, e Crowley si cala in questa parte benissimo, e appunto la grande bestia, la bestia 666, erano attributi che lui si era autodato e che comunque gli sono rimasti. Però Evola giustamente nota come queste sono comunque delle cose che rimangono a livello di superficie, e Evola dice, appunto, proprio in Maschera e Volto, lui dice proprio: sono cose che si possono ritrovare in un niccianesimo di facciata e in un D.H. Lawrence qualunque. Questo è stato ricercato ed è stato analizzato molto bene da Marco Vasi, che è un grande studioso sulla figura di Aleister Crowley, che appunto ha scritto un articolo sull'anticristianesimo in Crowley nel libro edito dalle Mediterranee, Un mago a Cefalù. Quindi, per chi volesse approfondire l'anticristianesimo in Crowley, consiglio di andare a vedere questo articolo. La realtà dei fatti, Crowley comunque dal 1904, da quando ricevette il Liber Legis, fu creatore di una religione propria. Quindi, una volta che tu hai creato una religione con le tue divinità, con la tua posizione di profeta di questa religione, diciamo che l'accuse di satanismo cadono e trovano il tempo che trovano, perché comunque ti stai ponendo in una dimensione totalmente estranea a quella delle religioni semitiche. Quindi diciamo che il fatto del satanismo si rifà veramente ai primi decenni di vita del Crowley, ma dopo di quello si prende una direzione del tutto diversa. Per riallacciarmi al discorso fatto prima da Daniele, poi da Gian Domenico, poi da Fulvio, qua stasera stiamo parlando molto di risveglio, dello svegliarsi, e penso che tu, Luca, dopo, ovviamente, parlando di Gurdjieff, diciamo che questo è uno dei punti cardine della filosofia di Gurdjieff, no? Che l'uomo è una macchina che sta sognando, che sta dormendo, che si deve svegliare. E diciamo che una cosa che l'Evola trovò di ispirazione
nel Crowley. Infatti lo dice nel capitolo dedicato a Crowley, lui lo dice: io pongo Crowley qua perché sia da introitum all'ultimo capitolo in cui parlerò d'alta magia, ossia di esoteristi che nel suo nella sua opinione, insomma, contavano molto di più e stavano avanti dei discorsi molto più affini. Quindi diciamo che Crowley satanista è l'ultimo personaggio della pars destruens del testo di Evola e il primo della pars construens. In questo Evola è chiaro, anche per quanto riguarda l'uso del sesso e l'uso delle droghe, a trovare una netta differenza tra un uso dedicato a un'evasione dal mondo, a un divertissement, e invece l'uso che faceva Crowley. L'uso che ne faceva Crowley, appunto, è derivato dalla conoscenza, seppur limitato, che il Crowley aveva all'epoca del Tantra, era appunto di arrivare al momento del culmine dell'unione sessuale a un punto di completo sfinimento, quel momento, quel punto che Gian Domenico prima aveva definito di acoscienza, di oltrepassare la coscienza. Questo Evola l'aveva capito, che insomma era che l'uso che Crowley faceva di queste due cose, dell'unione sessuale, dell'utilizzo di droghe, non era in sé l'utilizzo della droga, ma era il modo in cui veniva utilizzata e praticamente il percorso sulla quale veniva utilizzata l'unione sessuale e l'uso delle droghe, che lo rendevano diverso dagli altri. Tutto questo ovviamente in un framework, in un contesto che lui aveva comunque mutuato dalla Golden Dawn. Quindi si parla di un raggiungimento di uno stato di coscienza superiore che lui chiama conoscenza e conversazione col sacro angelo custode, e appunto si traduce in quello che noi stiamo trattando stasera, appunto in un risveglio, in un contatto tra l'essere umano a livello base con uno stato superiore di se stesso, uno stato accosciente, se vogliamo usare il termine che ho usato prima Casalino. Quindi diciamo che c'è in Evola una grandissima ammirazione per quanto riguarda questa via, seppur caotica, del Crowley. Evola appunto sorvola su dettagli biografici del Crowley, che sono insomma probabilmente quelli che gli hanno dato insomma questa nomea di tanista, uno stinco di santo non era, e si focalizza sugli aspetti iniziatici, cioè sul percorso iniziatico. Un'altra cosa che Evola rileva e che secondo me ha grandissima importanza sia in Evola sia per me personalmente, penso fosse una cosa che pochi esoteristi tendono di fare, ma che molti avevano in mente di fare, che era creare una società o comunque una comune o comunque un gruppo di persone che potessero vivere, mangiare e bere in un ambiente magico. Quindi stiamo parlando, nel caso di Crowley, del Collegium ad Spiritus Sanctum o l'Abbazia di Telema a Cefalù. Poi ovviamente c'è un altro esempio che è la cita, che riguarda Gurdjieff, il suo soggiorno a Fontainebleau, in cui insomma si ritrovarono decine e decine di seguaci, e lì Evola
pone l'accento sulla, sulla difficoltà che la via di Crowley ha per l'individuo qualunque. Qui ci riportiamo a quello che diceva Fulvio per quanto riguarda l'aristocrazia dello spirito, in cui diciamo che non a tutti è consentito un percorso del genere. E quindi ovviamente cita un paio di esempi di persone che non reggevano il regime imposto da Crowley, che era molto intenso e che era assolutamente dedicato al progresso iniziatico tout court. Quindi per concludere, perché so che già sono passate 2:20 e ci sono altre persone che vogliono intervenire, e secondo me è veramente importante la funzione che ha Crowley, o comunque il capitolo dedicato a Crowley in Maschera e Volto, perché appunto si Evola vuole veramente, dopo aver criticato, dopo aver denigrato, come comunque avevano fatto altre persone prima di lui, insomma, in chiave controiniziatica, la teosofia, lo spiritualismo, eccetera, eccetera, ha voluto cominciare proprio da una delle figure più controverse per poi creare un introitum all'ultimo capitolo, di cui ovviamente parlerete adesso voi, ma mi sento di dire che comunque l'utilizzo che Evola ha fatto di testi di Crowley in tutta la sua carriera di scrittore è importantissimo. E l'ultima cosa, ci sono brani proprio presi da testi di Crowley che all'epoca non erano ancora stati pubblicati, quindi questo fa capire quanto Evola fosse in contatto con un certo milieu telemico o crowleyano, mettiamola così. E un esempio è brani tratti da Liber Aleph, il libro della saggezza o della follia, che lui introdusse in Introduzione alla magia, mi sembra, il terzo volume. La ristampa del 55, con il Liber Aleph che vede la sua prima edizione inglese nel 62. Quindi diciamo che forse all'epoca trovare questo dattilo scritto non sarà stato facilissimo. In questo capitolo poi Evola cita anche, quando parla appunto di magia sessuale, parla di un documento che si chiama De Arte Magica, che è un documento che girava all'epoca tra i pochissimi membri, la maggior parte americani, dell'OTO, e soltanto i più alti gradi del Lordo Templi Orientis, a cui soltanto i gradi più alti avevano accesso. Quindi diciamo che c'è ancora un mistero, c'è ancora da ricercare e c'è ancora da capire perché e cosa esattamente Evola abbia trovato, insomma, in Crowley di positivo da un punto di vista iniziatico. E penso che questo capitolo in Maschera e Volto sintetizzi molto, diciamo, un punto di partenza per future ricerche. Grazie, Chris. Rosanna? Grazie, Chris Giudice. Passo la parola a Chris Giudice, stasera sbaglio tutti i nomi. No. Cedo la parola a Luca Valentini per una riflessione propedeutica a Stefano Maiorca. Allora, io riprendo la parola qualche minuto, perché adesso mi rivolgo direttamente a Stefano, perché lui prima ci ha fatto una bella introduzione di quella che è la dottrina di Kremers. Come ci ha illustrato Chris, i rapporti di Evola con Crowley e con la documentazione riservata
dell'OTO sono ancora da indagare, perché i punti interrogativi sono molti, no? Io scherzavo quando dicevo, diciamo sotto silenzio, che Reghini, ma anche Frosini, ma anche Armentano e il rito filosofico italiano fossero affratellati ufficialmente con l'Ordo Templi Orientis, quindi come diciamo sotto silenzio che Reghini adesso è ufficiale, perché Allegato è provata, quindi abbiamo il documento ufficiale, fosse stato iniziato al Circolo Virgiliano di Roma, introducendo il discorso Miriam. Però i rapporti di Evola con Kremers e con la Miriam sono altrettanto complessi, non dico problematici, perché di problematico non c'è niente, perché stiamo parlando di non di dottrina ma di storia, però sono abbastanza complessi. Io ne ho fatto cenno diverse volte, anche in quello speciale che abbiamo fatto su Ur. Il primo articolo fu Evola alchimista, apparso negli anni 70, la rivista di Renato Del Ponte, a opera sotto pseudonimo di Piero Fenili, in cui Piero, riportando una confidenza, no, di Procesi, del medico di Evola, Placido Procesi, riportava che Evola fosse stato avvicinato alle dottrine ermetiche e quelle di Evola dal famoso padre Oliva, che poi le ricerche anche di Christian Guzzo e di altri ci hanno permesso di sapere che era un membro ufficiale iscritto al circolo Virgiliano di Roma, come anche grazie all'opera di Andrea Scarabelli, di Gianfranco De Turris della Fondazione Evola, nella ristampa del Cammino del Cinabro abbiamo scoperto che negli archivi della Fondazione ci sono degli scritti, degli appunti di Evola sulla pratica della Miriam, non sulla dottrina, sulla filosofia ermetica. Ci sono proprio dei riferimenti pratici, quindi anche il rapporto di Evola con Kremers si presenta complesso. Però tutto questo perché io voglio fare una domanda a Stefano, anche sulla scia di quanto ci ha detto Casellino, no? O anche quanto ci ha detto lui alla fine, no? Che, come diceva Kremers, il mago termina come inizia, no? Senza niente, senza strumenti. Bene, in quel famoso capitolo sulle correnti magiche, l'ultimo capitolo a cui faceva riferimento Chris, Evola pone una critica alla pratica cremerziana proprio nell'ambito della magia cerimoniale, no? In cui inizialmente c'è il presupposto di un presunto dualismo tra l'operatore e l'entità, no? che si va a richiamare o a costruire, diciamo, alchimicamente a costruire. Però lui nella premessa di questo capitolo specifica come ci siano in realtà due tipi di magia: la magia naturale popolare, no? La magia, diciamo, più legata a una dimensione fenomenica, è quella che lui intendeva essere l'alta magia o la teurgia, no? Quindi a me ricorda, però te la pongo come domanda, ciò che un po' Kremers scrive nella Porta Ermetica, quando ci dice per arrivare affinché Iside venga fecondata da Osiride, bisogna compiere trionfalmente il percorso eonico. Quindi anche qui credo che dal punto di vista teorico Evola abbia più che criticato, descritto un quadro. Da un punto di vista pratico poi è comprensibile specificare anche un piccolo limite che Evola aveva nella sua disamina, quello di forse di essere così proiettato, l'essere mago naturalmente, come diceva Pio Filippani Ronconi,
da non permettere di comprendere che il processo è appunto unitario, come diceva Gian Domenico Casalino, tale per cui per conoscere Apollo bisogna conoscere Diana, come scrive Giordano Bruno negli Eroici Furori, e quindi per conoscere Osiride bisogna sperimentare, conoscere la dimensione isiaca. Tu cosa ne pensi in merito, Stefano? A te la parola, grazie. Grazie a te. Intanto non sono completamente d'accordo sul discorso del dualismo per un motivo semplice. Perché è vero in parte, in quanto nello stato di neutralità che il mago raggiunge, il dualismo svanisce. Perché lo stato neutrale è super partes. Quindi, dov'è il dualismo? Cioè, non è che il discorso è abbastanza complesso, perché sì, prima di tutto la magia cerimoniale non è per tutti. Quindi questo già va chiarito, perché non è assolutamente per tutti. Allora, bisogna dire intanto che si intende per magia cerimoniale. Si pensa uno che sta lì e chiama l'entità. In realtà l'entità va vista come escamotage tecnico in quello che si fa. Quindi si fa un rito marziale e si richiama la sfera marziale per avere forza, eccetera. Cioè, non è che uno crede o si sdoppia o crede che Marte arriva. È un qualcosa che è dentro di noi, nella nostra unità. Infatti non dovremmo mai dire io sono, ma dire sono io. Quindi nello stato di consapevolezza e di conoscenza di se stessi il dualismo svanisce. Ma poi mi chiedo, in natura non è tutto duale? Giorno, notte, ombra, luce. È vero che nel discorso del pleroma degli gnostici si parlava di un'unificazione tra luce e ombra, ma in realtà, nella realtà dei fatti, non esiste praticamente un dualismo nell'uomo e nella donna, nel bene e nel male, e non è facile unificare questi aspetti. Quindi sono d'accordo in gran parte con Casalino. Ora, Evola, va bene, vedeva nella magia cerimoniale qualcosa di non, come dire, positivo. Ma se vogliamo vedere cose non positive, ce ne sarebbero moltissime. Intanto il mago deve avere un'impronta marziale e non mistica. E già il fatto di un allontanamento dal misticismo porta a quella condizione interiore di forza, perché nel misticismo, sappiamo, c'è uno stato passivo che accetta tutto, come dire, per fede. Infatti si parla di ascesi. Nella scienza ermetica non esiste fede, perché quello che si fa va comprovato sperimentalmente, e quindi non è un fatto teorico o filosofico, ma è operativo. Infatti perché si parla di magia pratica? Perché si dice magia pratica? Perché deve essere pratica, perché deve andare a modificare la realtà circostante. Se questo non avviene, il mago evidentemente non è all'altezza. Ora, l'ho detto anche in altre sedi tante volte, ma cosa faceva l'uomo primitivo quando creava quegli affreschi nelle caverne che gli archeologi hanno liquidato come arte rupestre? In realtà creavano immagini, una sorta di realtà virtuale sulla quale agire a livello di immaginazione, ad esempio per la caccia, quindi per avere una buona caccia. E quindi era un atto di magia naturale in cui più di una persona, con il pensiero, con la mente, creava, vitalizzava l'immagine. Tutta la magia cerimoniale, infatti, è legata alla vitalizzazione, alla fecondazione dell'astrale. Noi sappiamo che il lunare è la sfera fenomenica,
Il lunare è la sfera fenomenica che agisce sulla forma, e poi lo dice anche il Kremers, è la forma che conta. Addirittura nella terapeutica, quando si opera per un sofferente, si ricrea il contorno dell'organo malato sul quale agire, quindi magicamente è sulla forma che si agisce, si feconda la forma attraverso l'atto volitivo che rappresenta il fallo fecondante, la bacchetta magica, la verga da ronne, eccetera, e si va a fecondare il lunare, quindi l'idea immaginata poi va in astrale e ritorna sotto forma di modifica della realtà nella sfera materiale. Quindi il rito a questo deve servire concretamente, non a masturbazioni mentali con gli dèi o altre cose. È un escamotage per modificare certe cose nella vita quotidiana. Questa è la magia pratica. Poi c'è l'ascenso, che è un'altra cosa a parte, che affianca il percorso iniziatico. Quindi poi bisogna distinguere tra rito e ritualità, perché la ritualità è un qualcosa che ha delle regole precise e si prolunga nel tempo. Il rito può essere una cosa estemporanea. Ma come ho detto sempre, che si parli di magia cerimoniale o si parli di altre pratiche, se non sei nato con certe predisposizioni, è inutile che cerchi di fare un percorso che ti è dietro e non ti spetta, ma lo dice anche il Kremers. Del resto sappiamo benissimo che mentre la religione e anche alcune religioni orientali, dalle quali io sono assolutamente lontano, pur trovando a volte dei punti di contatto, sappiamo che la religione è aperta a tutti, quindi è esoterico, esoterica, che dirsi voi. Ma il percorso iniziatico, anche se i tempi purtroppo sono tristi e a volte l'iniziazione viene data anche a chi non merita, l'iniziazione ermetica pratica è assolutamente per quelli che possono, devono e meritano per nascita, per diritto di nascita, di fare questo percorso. Quindi, tornando al discorso del dualismo, ripeto, non sono del tutto d'accordo, perché la stessa androginia alchimica non è vero che elimina l'uomo e la donna, perché il seme maschile e quello femminile, quindi l'impronta femminile e maschile, rimane uguale, però c'è un'unificazione archetipa. Non è vero che non c'è più l'uomo e non c'è più la donna, questa è una stupidaggine. Quindi il dualismo è negativo nel momento che si origina una divisione voluta dalle cose, ma nel momento che c'è uno stato di neutralità, ecco che in questo caso il dualismo cessa, perché essendo tu super partes non è più un coinvolgimento, e il tuo stato di consapevolezza interiore ti consente di essere al di sopra. Quindi in quel momento il dualismo non c'è più. Nella strada magica la neutralità è fondamentale, così come è fondamentale tutto il lavoro su se stessi, che è più importante della ritualità addirittura, in cui bisogna ritornare all'origine. Infatti la purificazione intesa a livello, diciamo, mistico cattolico, è un'espiazione di cose che secondo loro hai commesso. Nel concetto magico è il, come dire, ripulirsi da tutti quei concetti, dalla corrente volgare, dai concetti che ci sono stati inseriti, per ritornare allo stato originario. Tornando allo stato originario, ecco che si crea l'unificazione, non c'è più dualismo, in quanto tu hai ricreato te stesso, ed è vero, essendo risvegliato. Poi qui ci sarebbe un discorso lungo da fare sulle anime atrofizzate, un discorso che non fa molto comodo, ma molte persone sono degli automata, come diceva Bacone, cioè persone che si mangiano, ragionano,
vivono, ma la loro anima è atrofizzata. Non per citare il Vangelo, non mi interessa, ma quando il Cristo dice lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, fa riferimento proprio a questo, che coloro che non sono risvegliati seppelliscano i morti, quelli diciamo deceduti. Quindi il risveglio è fondamentale, ma è basato sulla consapevolezza. L'uomo consapevole non è più duale. Questo è quello che penso. Grazie. Grazie, grazie Stefano. Rosanna, possiamo diamo la parola a Daniele? Perfetto, grazie Stefano Maiorca. Ripassiamo la parola a Daniele Laganà. A te Daniele. Allora sì, intanto mi volevo collegare anche io un attimo a questo discorso del cerimonialismo, in parte per citare un discorso che fa proprio una frase di Meyrink che viene citata da Evola in Maschere e Volto, e dice così, queste sono parole di Meyrink, dice guai all'uomo che evocando uno spirito ne viene esaudito perché non potrà mai più credere di essersi esaudito da solo. Questo era un poco il limite che portava avanti il discorso di Evola, però come giustamente ha detto Stefano proprio ora, in realtà il rito nel suo senso più alto è altro, cioè appunto non è questo, non fa appello a questo tipo di dualità, anzi la supera. Per citare Ercole Quadrelli, a Prazza del gruppo di Ur, in un capitolo bellissimo, La magia del rito, no? Proprio lì dice questo, dice il rito è l'atto attraverso cui il mago rigenera se stesso, feconda se stesso, entrando in contatto con la dimensione cosmica della propria anima. E quindi è un atto di autofecondazione che il mago fa, in cui il proprio fuoco interiore, passando attraverso l'atto fisico, attraverso la parola, va a imprimersi in profondità nell'interiorità del mago, è la plasma. Quindi qui si potrebbe anche citare una frase di Crowley che diceva proprio questo, infiammati pregando. Ecco, questa idea di infiammarsi pregando, di rendere la propria anima incandescente come un metallo, così da essere pronta a ricevere l'atto volitivo che il mago esprime attraverso il rito. È un processo di autorigenerazione come nell'uroboro, in cui si agisce su se stessa. E proprio Kremers, a un certo punto, in uno dei fascicoli interni, dice proprio così, il segreto per richiamare le forze, le entità, gli eoni, è quello dell'amore, di amare. Ovviamente qui lui non fa allusione a uno stato emotivo e sentimentale, piuttosto Kremers dice, intende con l'amore quello stato di immedesimazione profonda. Se tu vuoi richiamare una forza marziale devi essere marte, devi creare quella condizione di simpatia totale con la forza, così che essa, tramite questa identità, questa analogia tra microcosmo e macrocosmo, può davvero moltiplicare la forza che tu vai a evocare immaginativamente dentro di te. Ora, proprio velocissimamente, ritorno al discorso di prima per sottolineare giusto tre punti, ma proprio flash. Se abbiamo detto, e tutti i romanzi di Meyrink ci ricordano e ci descrivono la condizione onirica sognante del protagonista e che deve liberarsi da questa condizione per uscire dall'inganno medianico e quindi giungere alla vera realizzazione di sé, abbiamo detto che la spiritualità non può essere intesa come reazione al materialismo, al pensiero razionale, che negherebbero la coscienza la lucidità della coscienza individuale. Allora non si può che intendere che in realtà questa condizione il radicamento nella materia deve essere assunto dal mago con disciplina e attraverso la disciplina trasformata, traendone fuori la quintessenza, cioè lasciando cadere l'elemento paralizzante per trarne fuori quell'elemento quintessenziale che è il fondamento della consapevolezza spirituale, che permette di accedere a quegli stati superiori di coscienza o di acoscienza, come si diceva prima. E allora questi
diciamo proprio velocemente tre indicazioni di carattere di atteggiamento, si direbbe così, che bisogna coltivare per uscire da questo stato. Il primo è quello di assumere il pensiero libero dalla sua dimensione concettuale, riuscendone a percepire la forza intima, perché il pensiero è questo, è una forza, e nel momento in cui noi lo guardiamo, lo possiamo osservare nel campo oscuro della nostra mente, lo possiamo osservare scorrere, allora ci accorgiamo che esso è vivo, ed è quella vita, quella forza che il mago deve cogliere. Deve coglierla, come dice Kremers, sempre in una pagina bellissima, ricordando il mito, no, di Minerva che nasce armata di scudo e lancia dal cranio di Zeus, e dice quella Minerva non è il pensiero volitivo, ma quella Minerva è il pensiero dinamico, il pensiero dinamizzato che si proietta fuori di noi, che vola, no, come il caduceo ermetico è alato alla sua sommità, che si proietta in un atto di intensità magnetica. Ecco, questa è la natura profonda del pensiero che dobbiamo riscoprire. Quindi il pensiero non è qualcosa da abbandonare, ma è qualcosa da possedere, da trasmutare alchemicamente nella sua essenza profonda, che è magnetismo, no? Poi il secondo atto è questo, il secondo atteggiamento è questo. Nella vita quotidiana, in ogni atteggiamento, in ogni condizione, uscire da quello stato di passività, di soggetto che conosce passivamente, che riceve il mondo attraverso i sensi, ma piuttosto realizzare un atteggiamento attivo nella percezione sensibile. Cioè non è più i sensi porte attraverso cui il mondo entra dentro di me, ma i sensi sono porte attraverso cui il mio io si estrinseca per toccare il mondo. Quindi non è più il mondo in me, ma io porto il mondo dentro di me. E quindi questo atteggiamento volitivo deve essere tradotto in ogni azione. Io voglio agire, non io agisco e basta, ma accompagnare con la consapevolezza dell'atto che trasforma quell'atto ordinario in un atto magico. Così nel percepire, nel guardare, sentire la vista non come un organo di ricezione, ma come un organo attraverso cui Dio si estrinseca nell'universo per esprimere la sua essenza più profonda e, diciamo, cosmica appunto. E l'ultimo passaggio, che è collegato al discorso che faceva Casalino all'inizio sull'Immacolata Concezione, di cui oggi appunto è la festa, e l'immagine è questa. Ecco, che cosa deve fare un mago che vuole giungere a, diciamo, a liberarsi, no, dalla sua condizione di soggezione? Deve anzitutto vigilare al suo interno e riconoscere quelle correnti suggestive che inconsciamente, o meglio, dietro la logica, dietro la soglia della coscienza, c'è un capitolo bellissimo sempre sulla logica del sottosuolo, quindi quelle correnti suggestive di immaginazione inconscia che determinano il flusso della nostra coscienza nei suoi continui mutamenti giornalieri. Noi siamo immersi in questo flusso, noi siamo immersi in queste acque, e da queste acque dobbiamo porci fuori attraverso un atto di separando interiore. Ed è questo che è rappresentato anche nell'immagine della Vergine che schiaccia il serpente, che lo ferma, lo blocca attraverso il suo piede. Il serpente è il serpente astrale, la corrente suggestiva inconscia che dalla brama proietta immagini seducenti attraverso cui la nostra mente è ingannata continuamente. E quelle immagini sono le stesse attraverso cui vivono quelle forme larvali, spettrali, di cui si diceva prima in Meyrink, quelle simili nature che intervengono a ingannare il mago sprovveduto che non ha, appunto, che non si è dato a un'iniziale purificazione di sé. Attraverso questo atto di sorvegliarsi interiore, attraverso questo cogliere, saper fermare al volo, appena si manifestano queste correnti suggestive che parlano dal profondo del nostro essere, quindi togliendogli quell'assenso naturale, istintivo, meccanico, ma appunto osservandole, senza bloccarle, senza fermarle, l'anima piano piano si separa e si pone al di sopra. E piano piano, così, in questo processo, sempre al di sopra, sempre al di sopra, come salendo una simbolica scala, la simbolica scala di Giacobbe, l'anima, vestendosi di bianco, cioè liberandosi di tutte le forme per giungere a percepire l'essenza, la sorgente pura della luce, entra in contatto con il mondo delle idee vive,
con quelle stelle che coronano il capo della Vergine Immacolata, che è appunto Immacolata Concezione proprio per questo, perché ponendosi al di sopra della corrente del divenire, al di sopra della corrente suggestiva, della immaginazione controllata dalla Brahma, può giungere a percepire la luce fissa delle stelle, che parla come idea vivente dentro di sé. Ed è quest'anima purificata, divenuta vergine, che può partorire il Cristo, e cioè la parola, il Logos che si fa carne, la parola che crea, la parola che è capace di produrre il miracolo intorno a noi. Grazie, io concluderei qui. Grazie Daniele Laganà. Cedo la parola a Luca Valentini per ulteriori riflessioni su Ebola e Gurdjieff. Grazie, grazie Rosanna. Allora, ci sono autori che, il primo capitolo di Maschera e Volto è dedicato allo spiritismo, però credo che l'analisi sia molto in linea con l'analisi ghenoniana, no? Che ritroviamo nell'errore dello spiritismo, e anche con una certa critica che ritroviamo nel mondo segreto di Kremers contro i teosofi, contro gli spiritisti, contro i magnetisti. Poi c'è un capitolo dedicato a Krishnamurti, sempre legato a un certo, diciamo, orientalismo quasi millenarista, no? che aveva anche caratterizzato una certa un certo mondo della teosofia. Infatti i personaggi poi si andranno a incrociare. Poi in quella parte finale in cui Evola si dedica alle correnti magiche, ci sono poche pagine, perché lui dedica poche pagine a Gurdjieff, no? E non sono neanche di disamina filosofica, sono proprio forse una delle pagine dedicate alla pratica, no? Cioè lui si concentra su quello che effettivamente un personaggio molto enigmatico, perché noi le informazioni su Gurdjieff, molte, poi passare gli anni sono aumentati, ma all'epoca erano ancora più scarne di quelle che ne possediamo adesso noi. Erano legate soprattutto alla testimonianza di Ospensky, no? che è stato uno dei discepoli di Gurdjieff per tanti anni, anche se poi si è anche allontanato. Vedi, Daniele c'ha i fan, sì, si porta i fan, c'ha anche, sto scherzando, quindi dedica queste poche pagine a qualcosa di particolare, no? E qual è il centro che Evola individua nella pratica di Gurdjieff? Lo accennava prima Chris, no? Al fatto che noi siamo delle macchine, no? Isha de Lubitz, la moglie di Joaler de Lubitz, parlava dell'io testimone e dell'automa, no? Noi siamo come se fossimo degli automi. Gurdjieff diceva: noi siamo il nostro io, no? Ha tante facce quanto sono i momenti della giornata, perché noi possiamo avere una, come dire, esplicitazione egoica in questo momento e averne una completamente opposta tra 10 minuti, perché ci troviamo in un altro contesto, frequentiamo altra gente, siamo soggetti ad altre influenze ambientali, e quindi noi siamo non siamo una persona, non siamo un'essenza che ha una volontà che si estrinseca liberamente, no? Non è il pensiero libero dei sensi, per usare una terminologia steineriana o scaligeriana. Non è il pensiero vivente che si esplicita, ma è il pensiero riflesso, no? Noi siamo il prodotto di qualcosa che ci condiziona
in molti casi quasi sempre durante l'arco della giornata. E cosa colpisce Evola di questa pratica? Colpisce Evola la crudezza, no? Cioè la durezza, quasi di esercizi spietati di Gurdjieff. Io ho letto i testi di Ospensky, delle comunità di Gurdjieff, addirittura i discepoli portavano una sorta di sveglia in cui al richiamare del maestro dovevano fermarsi tutti quanti, no? Come se ci fosse un richiamo alla sveglia. Proprio abbiamo parlato della coscienza, questa coscienza e la forma, se Fulvio non si arrabbia, l'esercizio dell'azione pura di Scaligero, no? In cui bisogna fare un'azione durante la giornata, e Gurdjieff la riprende, però la rende un po' più marziale, un po' più militaresca, diciamo così. E c'erano questi esercizi. Ospensky parla addirittura della famosa passeggiata in un viale, no? In cui percorrendo questo viale bisognava fare attenzione addirittura ai movimenti delle mani, delle braccia, quando si alzava una gamba, quando si abbassava la gamba, cose che per noi procedono assolutamente in automatico. È proprio questo il discorso: rompere la catena dell'automatismo sensoriale e della coscienza. Tant'è che in continuità anche con De Lubitz, Gurdjieff spezza il mito dell'evoluzionismo, e forse questo avrà fatto piacere certamente a Evola, dicendo l'unica evoluzione che c'è è l'evoluzione della coscienza, no? C'è l'evoluzione della coscienza che si ridesta, del pensiero, ripeto, usando sempre una terminologia, io lo faccio apposta perché, come abbiamo detto tutti quanti questa sera, noi usiamo delle espressioni formali per esprimere poi dei concetti, non dico neanche similari, ma identici, no? Perché poi la tradizione è sempre una, non unica come le tradizioni abramitiche, ma una, che è un altro concetto. Rompere la catena degli automatismi, e quindi uscire da quel processo appunto di pensiero riflesso, come molte volte ci ha fatto ci riflettere Massimo Scaligero. E questo, ha ragione Chris, rientra in un percorso di propedeutico per tutte quelle che sono le catene iniziatiche di cui Evola poi parla successivamente, no? Ma questo noi lo ritroviamo anche in tecniche di concentrazione interiore di Massimo Scaligero, quando a un certo punto ci dice: io vi porto fino a un certo punto, no? All'ingresso, ma l'ho detto anche, l'ho affermato saggiamente anche Fulvio, dicendo un certo percorso di ascesi, di catarsi, di risveglio, conduce fino a un certo punto. Arrivato a quel punto, poi ci sono, no, delle maturazioni ulteriori. Stefano ovviamente parlava dell'ascenso personale, che deve essere coniugato. Quando si parlava di magia cerimoniale, io condivido quello che ha detto Stefano, io riportavo ovviamente l'idea di Evola, ma credo che Evola facesse riferimento a un dato particolare, no? Io parto sempre, e sull'ultimo numero della rivista Sotis dei ragazzi dell'associazione Fosforo e Mercurio di Genova, io ho precisato la differenza tra cerimonia magica e ritualità teurgica, no? Tra la famosa dicotomia che ripresenta Plutarco, tra cerimonia e rito, no? Momento in cui c'è un momento di pura partecipazione, che è una partecipazione formale, no? È un po' come, spero non si offenda nessuno, come sono le tornate atomistiche, no? Dove c'è una partecipazione formale, e poi c'è una partecipazione
di natura rituale, che è una partecipazione animica, non è delegata a un qualcuno o a un qualcosa, quindi è una presenza che va costruita. Anche il rito è una presenza, è un'operazione che va costruito. Bisogna prepararsi a quell'operazione, bisogna prepararsi dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista sottile, ad attuare quel tipo di operazione, a partecipare a quel tipo di operazione. E questa preparazione può essere fornita da varie strade. Una strada è il motivo per cui Fulvio giustamente ci diceva, Evola, criticando, poi a ragione e a torto, abbiamo visto alcune volte a ragione, altre volte in maniera non ponderata, le posizioni dell'antroposofia, però pur criticandola ha inserito nell'ultima ristampa di Introduzione alla magia per Mediterranee gli esercizi di Steiner. Sembra un controsenso, ma un controsenso non è, perché stiamo parlando di una preparazione a una certa, stiamo parlando di introduzione alla magia in quel caso, non di una magia. E l'opera di Gurdjieff ci conduce a una strada simile, e io faccio un ultimo accenno, poi se volete rispondiamo alle domande. Molta pratica ascetica e di catarsi che noi ritroviamo nelle opere di Gurdjieff, voi sapete dove la ritrovate? Nell'alchimia francese di Cancellier e di Solazareff. Voi leggetevi le opere di Solazareff e ritroverete molta pratica legata a Gurdjieff. Perché? Perché anche la dimensione dell'alchimia, che sia essa spirituale, interiore o di laboratorio, presuppone delle basi indispensabili di presenza a se stessi, perché un'operazione, ripeto, che sia interiore o sia di laboratorio, presuppone un'attenzione, l'uso del calibro interiore ed esterno, che presuppongono un carattere, e quel carattere va formato, va creato, va disciplinato, e quindi certe forme sono contemplate in quell'intero, no? In quel mondo intero, quell'intero di cui ci parlava Gian Domenico, e per cui lo stesso Evola, pur avanzando delle critiche, ci presenta una sorta di continuità. Infatti c'è, come diceva Chris, una sorta di cambiamento di prospettiva, no? Cioè, verso la psicanalisi, verso lo spiritismo, verso la teosofia, c'è una severa presa di distanza. Da alcuni aspetti dell'antroposofia parla di una vena aurea, no? All'interno dell'antroposofia parlare dall'antroposofia in poi pone le sue critiche, però tutte le inserisce poi in quel discorso che precedentemente è stato inserito nelle monografie di Ur. Infatti in Ur ritroviamo gli antroposofi, ritroviamo la componente pitagorica, ritroviamo la componente ermetica. Vabbè, non lo so se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro. Posso dirti solo una cosa? Vai Stefano, ci manca. Velocissimo. Aspetta, il maestro libera, non imprigiona. Seconda cosa, visto che si parla della magia cerimoniale, mettiamo per assurdo che vieni attaccato. Sai come difenderti? Visto che si parla tanto. Basta, ho detto tutto. Non attaccare, ma sai difenderti? Qui si parla tanto, poi nel concreto pratico sai come difenderti. Ho chiuso, grazie, scusa. No, ma volete aggiungere qualcos'altro oppure... No, allora rispondiamo alle alcune domande, se per voi va bene. Allora, c'è una domanda di Salvatore, ve la metto qui.
Si è fatto cenno più volte ai Rosa Croce. Secondo voi, tra le tante organizzazioni contemporanee che si richiamano ai Rosa Croce, ce n'è qualcuna che per serietà sia più aderente a uno spirito tradizionale, o dobbiamo considerare tutte espressioni della controtradizione? Voi, chi vuole rispondere? Ma io so che esiste il Lectorum Rosa Crucianum, ma non ha niente a che vedere con la Rosa Croce di un tempo. Quindi presumo che non abbia niente a che vedere, quindi non può essere quello che era un tempo. Fulvio, tu hai parlato di Rosa Croce prima. Sì, come i templari, no? Sì, sì, mi sentite? Sì, vai. No, dunque, allora, premesso che sappiamo che i Rosa Croce come istituzione visibile si sono ritirati nel XVII secolo, quindi sostanzialmente parlare di una istituzione visibile che si richiama i Rosa Croce, non lo so, io non la vedo molto, non lo so, potrebbero esserci, ma io sono sempre un po' scettico su chi si richiama una tradizione o l'altra. Però sostanzialmente io non le conosco, so che ce ne sono tante ma non ne conosco nessuna direttamente. Però se vogliamo essere, diciamo, fedeli a quello che sappiamo della tradizione dei Rosa Croce, dobbiamo dire che i Rosa Croce non agiscono sulla sfera visibile da alcuni secoli. Probabilmente i Rosa Croce agiscono dalla sfera invisibile, come maestri invisibili. In realtà lo stesso Evola nella tradizione ermetica propone dei passi della Fama Fraternitatis, per esempio, in cui parla appunto di questi maestri invisibili che sono presenti ovunque, anche se noi non li possiamo, diciamo, vedere, ma essi si palesano nel momento opportuno. Quindi sostanzialmente io direi che questo discorso sui Rosa Croce è molto, molto complesso, però che ci siano delle istituzioni visibili in questo momento che si richiamano in maniera autentica allo spirito rosacruciano, non lo so, io ho qualche dubbio, però risposta definitiva non la posso dare, perché io vi propongo una formula. Io credo che possiamo essere d'accordo su tutto, cioè tutti su una formula che vi sto per proporre, visto i tempi moderni e visto che il testo di Evola alla sua attualità, no? Visto che ci sono delle forme di degenerescenti, no? Cioè di spurio spiritualismo, io credo che la formula migliore sia che quando qualcuno afferma di essere qualcosa, automaticamente sta negando di esserlo. Quindi io mi riferisco ai Rosa Croce, agli ordini egizi su Facebook, ai templari. Quindi quando qualcuno viene ad affermare qualcosa, Luca, ti dirò un'altra cosa per essere iniziati. Ti dirò un'altra cosa. Io della critica di Evola all'antroposofismo, perché chiamiamolo così, diciamo che è condivisibile. Gran parte della critica di Evola è condivisibile in merito a quello che l'antroposofia poi dopo è diventata, e di ciò che dell'antroposofia hanno fatto molte persone. L'hanno resa quasi appunto simile alla teosofia anglo-indiana, oppure l'hanno resa simile a un discorso da salotto. In realtà il nucleo aureo della scienza dello spirito è appunto in questo, che è una scienza dello spirito, e la si trova nelle opere, diciamo, filosofiche non solo di Steiner, quindi oppure nelle opere, diciamo, operative vere e proprie, come l'iniziazione, eccetera. Sostanzialmente quello è il nucleo fondamentale, che è al di là di qualsiasi dottrina. Poi lo sappiamo che anche l'adagio ermetico, no, post laborem scientia, è fondamentale anche in quel campo. Quindi parlare dell'antroposofia senza però prendere contatto con la parte pratica, operativa, trasformativa, secondo me non significa niente. Quindi da questo punto di vista, la critica di Evola a quello che l'antroposofia poi è diventata negli anni e ad alcuni ambienti antroposofici, in effetti è una critica ben strutturata e ben fondata da questo punto di vista. Vi posso un'altra domanda. Allora, nel secondo volume di introduzione c'è un capitolo sulle catene dove si forniscono precise istruzioni operative. Secondo voi, da quale tradizione
e sono tratte, o se preferite, a quale catena o gruppo operativo dell'epoca antecedente fanno riferimento? Chi vuole rispondere? Non so, posso provare a rispondere. Se intende catene, come abbiamo detto all'inizio, penso che la cosa già era attiva a Ninive in quei templi, la terapeutica era già attiva in Egitto, esistevano già le catene, quindi diciamo no, che la cosa... Lui fa, credo faccia riferimento al capitolo istruzioni di catena, dove c'è... Ah, sì. Allora, no, se voi non... Posso rispondere io? Se Chris vuoi dire qualcosa? Non su questa domanda, no. No, allora... Daniele. Allora, istruzioni di catena, molto probabilmente... che non è firmato, uno dei capitoli non firmati, è stato scritto molto probabilmente da Giulio Parise con Ercole Quadrelli, quindi stiamo parlando di un gruppo dell'associazione pitagorica e di un cremerziano. Ci sono anche delle istruzioni alla fine che fanno quasi intendere un riferimento quando si parla dello spostamento della coscienza all'interno delle dimensioni, delle varie stati di coscienza, alcune pratiche del pensiero, del sentire, del volere antroposofico. C'è ovviamente un riferimento a una tradizione pitagorica, perché c'è il posizionamento a pentagramma degli iniziati, però credo che il fulcro fondamentale di tutto sia l'esposizione della pratica dell'estasi filosofale dello pseudo campanella, perché non è campanella, probabilmente è Bruno, e quindi è quella pratica che si attua verso il mezzogiorno astronomico. L'operatore ci dice correnti iniziatiche di quel tempo. Ricordiamo che la corrente pitagorica di Reghini e Armentano aveva legami a doppia mano con la fratellanza di Miriam, perché tre quarti, come ci ha dimostrato Christian Guzzo della redazione di Atanor, erano del circolo virgiliano di Roma, Reghini compreso, e come lo stesso Reghini, questo credo che sia un aspetto, poi Chris magari mi avvalora o mi corregge su questo, non sia casuale che nelle sue riviste abbia speso pagine sulla massoneria egiziana, sulle quarantene di Cagliostro e sul codice alchimico di Santinelli, perché ricordiamoci che Santinelli è in linea di continuità con Gualdi, con Raimondo Di Sangro, quindi io credo che l'humus sia molto chiaro, no? da dove provengono. Poi un'altra, volevi dire qualcosa sui Rosa Croce, Chris, dimmela pure. Sì, ma proprio una piccola chiosa, comunque i Rosa Croce nascono comunque come un movimento anticattolico, diciamo, protestante. Quindi bisogna vedere un attimo dove uno la vuole trovare la tradizione, cioè cos'è tradizionale e cos'è controtradizionale, o iniziazione e controiniziazione, insomma, cioè, c'è molto da dire. Però nel XX secolo non penso che esista nulla che si rifaccia a Rosa Croce della Fama Fraternitatis o della Confessio Fraternitatis, per dire. Allora c'è quest'altra domanda nel solco della mia domanda: il gruppo di Olo però come anche una catena? Sì, questo è dato documentale, che ci fosse proprio una catena di Ur. In Crur 1929 c'è una relazione di un gruppo di Genova su questo. Poi erano mantenute le varie catene individuali, quella pitagorica, quella cremerziana. Io ricordo la famosa diffida contro Innis che Evola rivolse contro Reghini in quello, in quell'opera, in quello scritto, che poi
si rivelò essere un foglio, no, allegato a Kroll, Evola disse: esiste un grande oriente che non è il grande oriente massonico, quindi bisogna vedere a che grande oriente si riferiva Evola. Molto probabilmente si riferiva all'ordine egizio di lebaniana memoria. Poi vediamo, forse questo Stefano: esiste qualche testo di riferimento per poter praticare l'arte rituale? Ma diciamo che di testi ce ne sono molti, ma la maggior parte sono molto così ciarlataneschi. Allora, io non posso chiaramente fare riferimento ai miei testi. Io penso che comunque nelle opere del Kremers c'è parecchio riguardo all'arte rituale, anche Agrippa, anche Lucio Apuleio, se si legge tra le righe. Questi sono i testi seri, gli altri sono abbastanza così poco attendibili dal mio punto di vista e in base alla mia esperienza. C'è un'altra, Stefano. Per Stefano Maiorca: se un individuo non è dotato per sua natura della giusta caratteristica, non può percorrere la via ermetica? Beh, diciamo che in teoria la può percorrere, ma la realizzazione è molto difficile. Come ho detto prima, per fare un certo percorso bisogna avere delle caratteristiche, come chi è dotato per la musica, per l'arte, per la letteratura. Se ce l'hai, a volte c'è questo aspetto come se fosse un atto di razzismo, ma non è vero, perché c'è, faccio un esempio banale, quello che vende le aspirapolveri ne vende 3.000 perché è nato con la capacità di saper vendere. Se lo faccio io non vendo nulla, quindi ci deve essere un input, un'impronta animica naturale. Stefano, sei gettonato questa sera. Molti anni. Stefano, i misteri dove ha tenuto per molti anni una rubrica fissa il mago Fulvio Lendel. Vorrei sapere se mai... Sì, l'ho conosciuto e stendo un velo pietoso. Vabbè, tranciante, diciamo, Stefano. Vabbè. Non lo so, quindi se non abbiamo altre domande, Rosanna, che dici? Com'è andata questa sera? Spettacolare come al solito, siete una miniera di conoscenze per persone come me che si avvicinano adesso alla conoscenza di certi argomenti. È un piacere immenso, soprattutto poter assistere da una postazione privilegiata come quella che ho io in questo momento, quindi grazie davvero. Rosanna, io lo ricordo a tutti, è una grande amica di Pagine Filosofali, poi ha un canale tutto suo dove fa delle autoletture sia di testi esoterici sia di letteratura. Adesso stai leggendo Nermanesse, se non mi sbaglio, ultimamente. Sì, ho terminato di recente la lettura di Narciso e Boccadoro e stanotte ho iniziato Théophile Gautier. Quindi un canale molto seguito, e poi abbiamo fatto un'intervista l'altro giorno con gente molto, molto, molto preparata, quindi diciamo siamo in sintonia, in squadra per portare avanti determinati argomenti. Va bene, io ragazzi non posso che ringraziarvi, ragazzi, dico a tutti, tutti quelli che ci stanno seguendo. Abbiamo avuto ascolti sul stile lockdown dell'anno scorso, quindi per dirvi che c'era tantissima gente collegata. Grazie per esserci stati, a Fulvio, a Chris, a Stefano, a Rosanna, a Daniele. Grazie anche per aver favorito anche dal punto di vista logistico l'intervento di Gian Domenico, perché ovviamente aveva delle necessità stringenti e quindi abbiamo fatto di necessità virtù facendolo parlare all'inizio e un po' in maniera tale che poi potesse ritornare a casa tranquillamente, quindi perché lui comunque doveva essere ospitato. Quindi grazie ancora, faccio alcuni veloci annunci.
questo sabato non ci sarà l'appuntamento con incontri d'autore, perché il sottoscritto ha impegni personali e quindi non posso collegarmi, non ci sarà appuntamento con nessuno. Probabilmente ripartiamo dalla settimana prossima, non so se avremo ospite un'amica, Angela, che ci parla di tarocchi, oppure Siegfried Obel. Devo ricontattarli entrambi perché non mi ricordo a chi aveva la precedenza. E se riusciamo, vediamo prima di Natale, dovremmo fare una diretta solo io e Stefano Maiorca. Ti ricordi, Stefano? Vedi, sì. Poi la certa età, ma l'onore è ancora massissimo. Quindi vediamo di prima, diciamo, prima della fine dell'anno, di fare questa diretta solo con Stefano, parlando di varie tematiche ovviamente legate alla dimensione ermetica, e poi riprendere dopo, diciamo, nel nuovo anno, sia con incontri d'autore, sia con, se Fulvio e Daniele mi permettono, posso annunciare il nostro progettino che abbiamo in mente, mi dite di sì. Dovremmo iniziare una serie di dirette solo io, Fulvio e Daniele, commentando le parti più operative delle istruzioni di UR, quindi parlando dei vari passi, iniziando per esempio con barriere di Colazza, parlando di quadrelli, facendo non delle conferenze ma degli approfondimenti specifici sulla dimensione operativa di UR con Fulvio e con Daniele. Però le tempistiche poi le comunicheremo di volta in volta. Io vi ringrazio e ci sentiamo presto con tutti quanti. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie, ciao. Buonasera a tutti. Arrivederci.